Buongiorno a tutti, riprendiamo il nostro lavoro. Chissà se qualcuno ci seguirà anche a distanza. Melania. Allora, questo io l'ho fotografato, lo posso smontare così lasciamo spazio per un prossimo gruppo, oppure... non c'è il gruppo di Giulio? Passiamo al secondo? Sì, la rotazione? Dobbiamo capire se fare la rotazione nel primo oppure andare al secondo e poi vediamo come sono i tempi. Sì. Sì, io. Adesso io faccio uno schema dei tempi un po' rigido perché poi vorrei avere un po' di tempo per finire delle cose. Sì, anche se riusciamo a trovare il momento per il... Ah, la SWOT. Svuoto. Cioè, una soluzione potrebbe essere non facciamo la classificazione ma lavoriamo solo su domande che c'è. Però è importante. Io anche piccina la farei. Dai, mettiamoci a lavorare subito. Io farei almeno una per gruppo, Va bene? Sì. In cui magari sì, ci si decide che ci si alterna a metà domanda, come abbiamo fatto con loro, però un pezzo lo farei. Allora, quindi il gruppo 2 è quello che abbiamo già lavorato. Gruppo 1. Considerate che sarebbe sempre meglio i pannelli di lavoro tenerli al centro, quindi dovresti man mano un po' movimentarli in modo che permetti la visuale a tutti. Quindi adesso io questo, che poi mi serve dopo, decido di metterlo così. Ok, benissimo. Allora... Sì, bravo. Chi è gruppo 1? Chi manca? Mancano? Se no inizia un gruppo in cui ci siete tutti, chi ci sono? Sì. Allora, qui ci sono un mucchietto di roba, così iniziamo. Dimenticano anche me. Senta, perché la... No, dovrebbe essere questo lavorare. Ah, sì? Quindi. Ci siamo? Sì. Ale? Quale gruppo va? Noi due e poi Angela. Sì, facciamo... Allora, intanto ne approfitto e vi dico una cosa tecnica. A volte, l'avete visto, l'ho fatto anch'io ieri, tante volte avevo le domande nascoste perché non vuoi che le persone leggano prima che tu presenti quello che stai facendo al gruppo. Quando succede così si mettono di lato, tu te le metti nella direzione in cui ti servono, ok? Così, va bene? Quindi le metti da un lato e dall'altro lato pronte. Poi le prendi e le lavori, ok? Allora, niente, nel nostro caso il tema era costituzione comunità ospitale nel piccolo comune. Quindi andando un po' più a fondo, c'è questo progetto nazionale che vedrà 27 comuni provare ad attivare queste cosiddette comunità ospitali. Cos'è una comunità ospitale?
è un tentativo di rendere l'intera comunità, stiamo parlando di piccoli comuni, quindi piccole comunità, protagonista di un'azione di accoglienza turistica, quindi non solo il proprietario di una struttura ricettiva o il ristoratore, ma anche l'edicolante, piuttosto che l'artigiano, piuttosto che il commerciante, piuttosto che figure specifiche che fanno da ciceroni nel paese, quindi diciamo, tutto il paese abbraccia diciamo, in qualche modo il turista. Evidentemente il percorso partecipativo è rivolto a questa utenza, quindi è rivolto proprio a queste persone che saranno potenziali, diciamo, futuri protagonisti. La comunità, insomma. Sì, la comunità diciamo, è espressa attori, nei loro sì. attori diciamo, più funzionali a questo scopo, e con l'obiettivo di costruire diciamo, questa operazione che si tiene insieme se si tengono insieme anche diciamo, i singoli protagonisti. E quindi abbiamo pensato di iniziare con questa tesi. Sei okay. solo? Non hai un'assistenza alla facilitazione? Sì, viene. Okay. Con questa tesi che nella nostra idea doveva servire a verificare se la comunità effettivamente fosse cioè, pronta a questo obiettivo e se non lo fosse, insomma, cominciare a sciogliere, insomma, mettere sul tavolo le posizioni diciamo, di tutti quanti. E la tesi era, manca il punto esclamativo, il piccolo centro può essere meta turistica. Punto esclamativo. Può essere meta turistica. Abbiamo fatto un lavoro anche proprio, come dire, semantico quasi, anche il può era stato scelto proprio perché in questa maniera c'è la possibilità di come dire, fare propria l'ipotesi oppure negarla, insomma. E pensavamo che tutto sommato potesse avere un buon raggio, range insomma, di posizioni, perché che non so, ci venivano in mente delle tesi contrarie, no? Quello che dice, sì vabbè il posto è bellissimo però la strada per arrivarci è dissestata, sì vabbè però siamo lontani dall'aeroporto, sì vabbè però in Sardegna vanno tutti al mare sopra e io sono bellissimo ma non ci viene nessuno, quindi insomma probabilmente ci potevano essere delle posizioni contrarie, così come anche se è vero come è vero che noi siamo lì per parlare di questo, uno magari ha portato anche a rispondere diciamo, positivamente. E scusa Giovanni, ho perso una cosa, al posto di piccolo centro ci sarebbe il nome del comune? No, in questo caso volevamo tenerla aperta, poi nel seguito andremo a identificare direttamente il nome. Ok, facciamolo. Però insomma sì, volevamo che riflettessero, siccome poi il progetto è anche nazionale, in qualche modo poi questa cosa verrà, cioè sarà ricorsiva ovunque, vabbè, comunque. E quindi l'idea è quella di appunto insomma far votare sui più, meno. Dopodiché avevamo impostato un ragionamento diciamo, su tre domande diversificate diciamo, per tecnica, con l'idea che diciamo, partissero da un momento più divergente e poi diciamo, a scalare arrivassero a una sintesi, e la sintesi diciamo, l'abbiamo individuata ragionando anche sull'obiettivo, ed è appunto capire come effettivamente questa cosa si realizza anche rispetto alla responsabilità diciamo, individuale. E quindi la prima domanda. Ah sì, grazie, sì. È una domanda doppia, che partiva da diciamo, questo argomento, le tipologie di turismo, e poi si sdoppiava con anche l'utilizzo di un codice colore, poi facendoli ragionare su due caratteristiche possibili della tipologia di turismo. E quindi le due domande successive erano diciamo, cosa caratterizza il turismo di massa e cosa caratterizza il turismo di nicchia. Quindi qui, in qualche modo, anche come la domanda, la tesi precedente, siamo ancora sul generico, perché l'idea è che come dire, ragionassero, si identificassero non tanto come comunità, perché magari l'identità di comunità ce l'hanno già, ma si identificassero come cioè, tipologia cioè, di turismo, insomma, di accoglienza, cioè, cosa li diversifica, cioè che capissero che magari non possono avere il parcheggio multipiano, per dire, nel loro piccolo comune, però come dire, hanno insomma, così pedonali, insomma, inquadrassero le categorie e stabilissero
in quale loro sentono di appartenere. E quindi, appunto, rispondendo a queste domande in forma, cioè, a voce, potevano, come dire, ancora ampliare il dibattito precedente, però indirizzarsi. L'altra domanda è invece una domanda di ponderazione, e l'abbiamo fatta perché adesso cominciamo a entrare nello specifico del comune, e però per quello che poi magari lo capirete meglio nell'incedere, diciamo, del processo, abbiamo bisogno di creare una nuvola di, diciamo, di questioni, però ponderarle e poi a un certo punto selezionarle. Quindi la domanda è: una giornata, un giorno tra i tesori di Frittole, a cui, se non sbaglio, credo si aggiunge, diciamo, la vera domanda, quali sono le tappe? E quindi a tutti, però in questo caso in forma nascosta, perché per esempio anche il proprietario di un forno, senza imbarazzi, deve poter dire sì, venite al mio forno perché, cioè, è buonissimo, poi magari è vero. Quindi in forma nascosta loro ci dicono tutte quante le cose che sono interessanti da fare quando uno decide di voler passare un giorno a Frittole. Abbiamo scritto Frittole sia perché, come dire, è sintetico, sia perché se poi dovete ragionare con noi e immaginare una tipologia di piccolo comune, cioè, potete utilizzare quello lì, il comune, sì, medievale, Appennino, roba del genere, ce lo immaginiamo così. Dove sta Frittole? Da nessuna parte, Frittole non esiste, però, diciamo, molto bene. No, è quello di non ci resta che... Non ci resta che piangere, quella roba di... Frittole. Sì, era Frittole, sì. Un luogo... Oppure, un luogo, vabbè, poteva essere... Sì, poteva essere Macondo o qualcosa del genere, no? E, quindi in questa maniera qua si crea una nuvola molto ampia, probabilmente, di cose. Cose molto evidenti, cose molto piccole. L'idea magari è anche stanare cose inconsuete. E però poi chiediamo di ponderarle con dei pallini, in modo che arriviamo a, siccome abbiamo parlato, cioè il giorno non è messo a caso, è messo per dare un orizzonte temporale. Quindi poi dovremo mettere i pallini e selezioneremo per esempio le prime 5, perché riteniamo che 5 siano le cose che possono essere visitate in una giornata in modo congruo. Cioè, fatto questo, quindi il doppio passaggio sia della ponderazione e della successiva ponderazione, punto. L'ultima domanda è: qual è il tuo contributo? Qual è il tuo contributo, cioè, per realizzare questa giornata? Possiamo dire questa giornata perché l'abbiamo appena identificata. Cioè, se noi diciamo che si va a fare prima un giro fra le chiese del centro storico, poi una passeggiata sull'acquedotto romano e infine una cena nella locanda di cucina tipica, dobbiamo poi capire se per esempio c'è bisogno di qualcuno venga accompagnato fuori città, ci vuole un bus, se c'è bisogno di, io penso, dare, non ci sono i bagni pubblici, allora c'è qualche negozio che si offre di far utilizzare i propri, insomma ognuno poi deve insomma, indicare quale può essere il proprio contributo per l'organizzazione di questa giornata. Allora, seppur a ranghi forzati, proprio perché magari il processo prevedeva non 3, ma magari 4, 5 o insomma 10 domande, però appunto a ranghi forzati, diciamo, immaginavamo un processo che avesse una parte iniziale, diciamo, un po' più ampia e che poi comunque si chiudesse con la definizione del contributo di ciascuno al risultato finale. Quindi, probabilmente c'è stato qualcosa di intermedio che abbiamo saltato, però 3 erano le fasi e le abbiamo immaginate così. Bene, il gruppo vuole chiedere, dire qualcosa? Allora, per me è un po' poco chiaro, però chi sono le persone, cioè gli utenti alle quali fate questo workshop? Cioè, non capisco se... Chi sono i partecipanti? Sì, chi sono i partecipanti? No, ma ti dico perché? Perché le 3 domande è come se la prima... L'hai spiegata come se fosse un qualunque piccolo centro in Italia e quindi più una cosa più nazionale. Tipologia di turismo mi sembra un grande brainstorming, quindi potrebbe essere rivolto un po' a tutti, mentre l'ultima domanda sembra proprio specifica per le persone che vivono in un luogo. Quindi sono 3 domande che secondo me possono essere fatte a 3 tipi di persone completamente differenti.
Il gruppo di persone a cui sono rivolte queste domande è il gruppo di persone del luogo che saranno gli attori di tutto questo se entreranno a far parte del progetto. Quindi chi più tecnicamente parteciperà ai bandi e tutto quanto, chi attivamente invece porterà la sua parte con la sua competenza, la sua attività, tutto quello che, cioè, da cittadino. E la prima domanda è così generica perché ci si chiede: vogliamo entrare in questo progetto? Cioè, crediamo che noi piccolo centro si possa far parte di questo tipo di attività? E poi man mano si scende. Quindi in realtà c'è la tesi. È una tesi, però vai Melania. Piccolo centro poi sarà Frittole? Cioè, questa era la mia domanda. Nel senso, sì. Frittole è qualunque piccolo centro voglia partecipare a questo progetto. Quindi Frittole è un nome. Allora, anch'io non capisco la stessa perplessità che ha Melania. Allora, tu qui, chi siamo noi? Siamo gli abitanti di Frittole. Allora. E tutti gli attori che ruotano intorno al progetto legato a Frittole. C'è un progetto che riguarda voi, però voi non siete un'isola in mezzo al Pacifico. Voi ci siete... sono tanti altri paralleli che nel frattempo si chiedono. No, ma il progetto va proprio 27 comuni. Sì, chiaro. Quindi credo, per noi ci sembrava interessante che loro riflettessero in un'ottica di rete, cioè che assumessero l'idea che il progetto non è una cosa che riguarda solo loro, ma che fosse una, che quella tesi fosse una verità, tra virgolette, valida per loro e per gli altri. Quindi è interessante capire se loro accettano l'idea perché sono di Frittole, o magari in maniera ancora più interessante l'accettano perché l'accettano in assoluto. E questo per noi, se fosse così, insomma, sarebbe positivo. Io ho un dubbio sulla tesi a questo punto, nel senso che capisco perché avete scelto di non scrivere Frittole può essere meta turistica, ma mi chiedo, funziona quella tesi scrivendo non Frittole ma scrivendo il piccolo centro? Perché se tu pensi in maniera generica a un piccolo centro, forse la risposta è perché no. Sì, sì, però come dire, non è indifferente il fatto che noi stiamo chiedendo a persone di Frittole, no? Quindi loro mediano fra una loro cittadinanza, appartenenza più che cittadinanza, e un tentativo di come si dice, di estendere il ragionamento a un quadro più generale, perché magari un progetto esistente. Il committente, sì, tra gli attori ci saranno anche le enti del turismo. Sì, fondamentalmente il committente è il comune stesso, è un'associazione che raggruppa quel comune ed altri simili. Va bene, avete altri dubbi voi? Volete chiedere qualche altra cosa di chiarimento? Io ho un dubbio sulla prima domanda. Se io leggo come... A volte le domande, vi ho detto, si formulano così. Io metto il tema, diciamo così, e poi sotto delle domande. Tipologie di turismo, io mi aspetto che poi si parli di quali possibili tipologie di turismo, se il titolo è tipologie di turismo. Invece voi poi chiedete le caratteristiche di due tipologie di turismo che già voi avete deciso, definendolo turismo di massa e turismo di nicchia. Sì, infatti, quindi forse un po' di tempo. Più che tipologie di turismo, io lì mi aspetterei caratteristiche, perché poi chiedi cosa caratterizza il turismo di massa, cosa caratterizza il turismo di nicchia. Sì, no, ci abbiamo perso un po' di tempo proprio nella costruzione anche proprio grammaticale. Non è molto lineare a mio avviso. Sì, forse no. Cercavamo qualcosa che raggruppasse i due, però effettivamente forse così non è decisivo. Poi tu chiedi cosa caratterizza, non chiedi... Cioè, l'obiettivo era... sì, cioè come dire, farli, cioè, come dire, sia la prima che la seconda, l'intenzione era offrire come dire, strumenti di sistematizzazione, cioè che capissero, prima di entrare nello specifico della loro situazione, qual era la cornice del loro... Sto lavorando solo sulla formulazione delle domande. Cioè... Allora, forse la vedrei meglio formulata... Quali caratteristiche, per il turismo di massa, per il turismo di nicchia? Questo, vedo la necessità
come elemento generale di queste modalità. Metaplan sicuramente è uno strumento molto strutturato, che però è uno strumento di base, cioè che fa emergere cose estremamente diverse, quindi ha un'enorme potenzialità. E più generalmente, quando le domande sono orientate verso la classificazione, e quella classificazione può essere fatta anche a tavolino, io credo che perda di potenza, nel senso che se io voglio stabilire quali sono i tipi di turismo, sto rivolgendo a un pubblico, qualunque esso sia, un esercizio di classificazione elencale, no? Che è tipico di chi ordina la conoscenza rispetto a un campo predefinito. Allora, probabilmente delle domande un poco più, come dire, capaci di far emergere delle caratteristiche non prevedibili attraverso un elenco, ma delle caratteristiche un po' più trasversali, più legate alla creatività, alle capacità. E come l'avresti riformulata, Fedele? Forse più caratteristiche di turismo, le qualità del turismo, cioè non sarei andato verso un orientamento ordinativo, cioè non ha ordinatorio, scusami. Cioè come dire, non avresti già dato tu le due categorie, turismo di sicuramente massa, turismo forse di... quelle ancor meno, ma anche il fatto di creare una matrice di tipologie per vedere quale tipologia magari... Cioè come orientare il ventaglio magari, perché oggi ci sono nella fattispecie tante forme che sono veramente imprevedibili di turismo, che sono il punto di forza, che sono basate sulla combinazione di meccanismi informali. E allora e il metodo proprio, io mo ne sto facendo un aspetto di... Lui sta entrando nel contenuto, di, però la... No, non volevo entrare nel contenuto, volevo dire una cosa proprio di metodo. Cioè lavorare con domande classificatorie che potrebbero essere risolte con un esercizio desk probabilmente diminuisce le possibilità di risultato sorprendenti o di nuove forme di conoscenza. Cioè lavorerei con domande un po' meno che producono meno caselle e meno classificazioni prevedibili. Non so se riesco a spiegarmi. È chiarissimo quello che volevi dire. L'unica cosa che mi sento di dire è che noi siamo partiti da un progetto che è esistente, che ha già delle caselle. Se quello che tu dici lo condivido, forse però in un progetto che... non ha ancora una forma, quindi dobbiamo capire cosa vogliamo fare. Nel caso nostro noi abbiamo un progetto che ha già tutta una serie di targetizzazioni e quindi dovevamo rimanere all'interno di questo. Chi non conosce il contesto del progetto è difficile entrare nel gioco creativo. Sì, in realtà, essendo gli abitanti di Frittole, dovreste, ovviamente non è possibile che sia qui nella simulazione, però in quanto attori del progetto già conoscete le linee del progetto. Però quello che tu dici io lo condivido rispetto a un progetto che non ha già tutta una serie di cose categoria. Già decise. Melania? C'ho un dubbio sul metodo e quindi è più per te, Serena, perché... Io mi sembra di sentire che si passa da una domanda quale tipologie o caratteristiche sul turismo che è molto generale ad una molto specifica, tipo quali sono le tappe per un giorno tra i tesori di Frittole, cioè come se sentissi una forte distanza tra questi due. E allora mi chiedo se all'interno di un processo... Ora vabbè, erano solo tre domande, quindi magari uno le può... L'abbiamo detto che ci serve per far palestra, certo, questo che sì, ci serve, sì, no? Sì, però... Era quello che abbiamo fatto un po' di esercizi con i tipi di domande, abbiamo provato a simulare. Io sono d'accordo con Melania, anch'io trovo un po' di salto tra la seconda e la terza. Mi piace molto la terza, come mi sembra molto centrata questa idea di far provare a dire le cose. A mio avviso mi pare che manchi la domanda di ponderazione, non è scritta, giusto? No, questa qui. No, quella... Quali sono le tappe? Ma quella non è di ponderazione. Quali sono le tappe? Perché ne vengono fuori tante. Quella è una domanda a voce o su cartoncino?
Su cartoncino. Quindi quella è una domanda su cartoncino. Un giorno, 3 tesori di fritto e quali sono le tappe? Ognuno di noi dice una cosa, no? Mettete tutto a parete, sì. Dopodiché cosa fate? Serve una domanda di ponderazione. Qual è la domanda di ponderazione? Quali sono le tappe? Va scritta. Non è banale, va scritta. Ok? Quindi aggiungiamo una domanda che dice: quali tra queste sono le tappe prioritarie che inseriresti in un programma di un giorno? Volevamo spiegare, non scrivere la quarta domanda, perché abbiamo solo 3. Ah, ecco! No? Però la domanda di ponderazione va scritta. Effettivamente, no, avete entrambe ragione, ma l'avevo anche un po' premesso. Sicuramente poi c'è molta più distanza fra la prima e la seconda di quanto non ce n'è fra la seconda e la terza. Quindi cioè, ponderazione, sono... ok. Lì, allora, a voi cosa serve? Cosa volete che vi dicano? Noi vorremmo che loro, come dire, si identificassero, cioè creassero, definissero la loro identità. Cioè, da questa cosa qua, che apparentemente non li riguarda, forse un discorso, diciamo, generale, loro cominciando a dire, diciamo, quello che appartiene alla loro identità, al loro comune, alla loro morfologia anche, e quello che non appartiene, in qualche modo, in automatico, in maniera naturale, si spostino, diciamo, da una parte, come si mettano in un... Nel turismo di nicchia. Nel turismo, sostanzialmente sì. Però io vi chiedo, concretamente, o meglio, che capiscano, sui gialli cosa vedreste scritto? Una cosa che non vi ho detto è che voi dovete sempre immaginare, no? Cosa vedreste scritto su quei cartoncini? Perché così capite se avete indirizzato bene la domanda. Lì cosa ti aspetti? Eh sì, esatto. Certo. Ok. Cioè, per esempio, c'è una domanda che avevamo fatto che era. Viene un cioè facciamo vogliamo fare turismo, cosa ci serve, cosa non c'è indispensabile, no? Allora questo gli assomigliava, però secondo noi era meglio questa. Ma io ancora non lo capisco, datemi 2-3 esempi di cosa scrivo sul giallo. Cioè sul giallo cos'è il turismo di massa, per esempio, diciamo, il mega parcheggio, la spianata di asfalto per parcheggiare, cosa, no? Caratterizza il turismo di massa, sì, sì, il parcheggione, per esempio, no? La super discoteca, cioè, per esempio, i servizi che servono ad ospitare folle, no? E non è formulata una caratterizzazione qualitativa positiva, capito? Relativa al turismo di massa. Sì. Capito? No. Se tu dici quali servizi cerca il turismo di massa? Guardate, molto. Però non solo, però non solo servizi, cioè potevamo anche esserci. Allora, io ho detto servizi per darvi un esempio, non per semplificare. Però era generico. Il turismo di massa vuol dire anche molti soldi, no? Arrivano molti soldi. Oppure serve diversificare la tipologia di ristorante. Ci vuole il menù turistico e ci vuole il ristorante così. Io voglio dirvi questo solo. Attenzione a chiedervi sempre qual è la risposta a questa domanda e a porvi assolutamente dal punto di vista del partecipante. Io avrei dubbi su cosa rispondere a quella domanda. Invece voi dovete fare in modo che le persone dubbi non ne abbiano, se no ti arriva un materiale che sono mele pere e tu non le sai più lavorare. Non so, sì. A me non mi convince. No, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che noi non avevamo dato una caratterizzazione positiva e negativa, cioè non è che il turismo di nicchia è bello e quello di massa è brutto. Ma non sto dicendo questo, Giovanni, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che la domanda è un po' criptica e la risposta non è univoca, cosa caratterizza il turismo di massa? A me non viene da rispondere immediatamente con parcheggio, la discoteca. È un po'... No, il percorso che ha raccontato lo capisco. Allora, se capisco, Giovanni dice, dopo che io faccio raccontare che cosa è per noi quello che occorre, a me verrebbe da dirlo così, al turismo di massa, e quello che occorre, quello che cerca il turismo di nicchia, mi guardo intorno e dico, guarda un po', le mie caratteristiche sono per il turismo di nicchia. Questo mi pare di capire, sì, è il ragionamento. Però lo devo semplificare per i miei partecipanti e glielo devo
no? Rendere più immediato. Quindi la domanda secondo me deve essere un po' più chiara. Solo la seconda io la formulerei. Sì. No, quello sicuro. Cioè... E aggiungerei la domanda di ponderazione. Quindi la possiamo esplicitare in una forma legata ai servizi? A me verrebbe da dire cosa cerca, cosa... Sì, cosa occorre magari, oppure cosa, sì, cosa occorre, cosa comporta, cosa determina. Vabbè, quando la massa da Rimini Riccione. Ma non è questione solo di Rimini Riccione, può anche essere la Sfinge, le piramidi di Cheope o la Torre di Pisa, può essere qualcosa di più bello, non la caciara, cioè non è Fregene, capito? Non è la massa nell'accezione negativa. È il numero. Grandi numeri, piccoli. Cioè tu... Sì, è però vero. Guardate che proprio nella domanda cosa caratterizza il turismo di massa, io sto esaminando il turismo di massa, non sto esaminando i luoghi che cerca il turismo di massa o, o le caratteristiche dei luoghi, non so se... O cosa cerca il turismo? Sì, o come si accoglie... Va bene, però ci siamo capiti, l'apprendimento secondo me deve essere sul fatto che uno ci dobbiamo sempre mettere, la dobbiamo riguardare, ecco un'altra cosa importante che vi voglio dire, spesso le sceneggiature si buttano giù e si rivedono dopo un giorno, no? Perché comunque rivedendola, no? Dici, no? L'altra cosa, l'esercizio utilissimo, poi non lo fai più, ma all'inizio è fondamentale farlo, è cosa mi aspetto che mi rispondano e quindi o anche farlo leggere a una persona che non ha fatto il ragionamento che abbiamo fatto noi, anche questo è molto utile, perché se ha dei dubbi sulle domande che stiamo formulando probabilmente li avranno anche i nostri partecipanti, capito? E se il gruppo inizia a dirti ma che cosa intendi per caratterizza, ma che cosa, diventa un po' disfunzionale, ok? Che non l'hai, ok? Quindi solo questo, io direi, diciamoci questo, eh? Quindi attenzione alla formulazione delle domande, devono essere molto chiare, semplici, dirette, non devono essere criptiche. Se ti viene il dubbio su ciò che devi rispondere, ok? Solo questo. E poi un esercizio anche per voi, perché a me sembra che così tu stai analizzando il turismo di massa, a te non interessa analizzare il turismo di massa, ti interessa capire se quel luogo che tu stai proponendo è più adatto per il turismo di massa o per il turismo di nicchia. No, questo è un po'. Ci interessa, cioè, a monte però. A monte. Ma sì. Neanche dire, cioè noi già lo sappiamo, lo diamo già per scontato, certo, in fondo, che questo sarà un turismo di nicchia. Allora eliminare tutta, diciamo, l'offerta o l'infrastrutturazione che tu avresti per un turismo di grandi numeri e dire puntiamo su questo, perché anche su questo c'è crescita, profitto, certo, comunità, è molto mirato questo workshop per noi, proprio perché si parte dal principio che per un tipo di implementazione di un progetto del genere è assolutamente impossibile non avere un processo partecipativo, quindi questo ci sembra, perfetto, uno dei primi step di incontri per un effettivo processo, sì, di fondazione di comunità, come lo, insomma, lo vogliamo, okay, chiamare. Va bene, quindi aggiungiamo le cose che mancavano. Forse no. Caratteristiche, non tipologie. Se vogliamo cambiare, diciamo quali caratteristiche ha il turismo di massa, il turismo di nicchia. Caratteristiche voi state chiedendo. Oppure cosa cerca? Questo, forse io mi trovo più su cosa cerca. Voi cosa dite? Non lo so, dovete dirlo voi che avete fatto la riflessione. Allora io forse farei una striscia che dice cosa cerca il turista, puntini puntini, di massa, di nicchia.
striscia, cosa cerca il turismo, puntini, turista, puntini, puntini, nei cartoncini di massa, di nicchia. Devi sempre scindere bene. Beh sì, questo loro hanno fatto, vabbè adesso non l'ha riportato multiplo ma non importa. E poi la domanda di ponderazione l'avevi scritta Antonella? No, quella no. Cosa avevamo detto, qual era la domanda di ponderazione? Quali sono le più importanti, insomma quali... Ok. Le prioritarie, sì, quali, sì. Quali tappe, quali, le priori, quali sono le prioritarie inteso come tappe? Ok, e ci mettiamo un bollino così facciamo capire che è una ponderazione, va bene? E quale volete facilitare? No, allora, facciamo la prima magari anche così facciamo anche una cosa facciamo veloce. Facciamo la tesi, anche io vi direi che mi piacerebbe vedere la tesi da voi. Sì, faccio la foto e poi potete smontare. Ok, prendete la tesi e la lavorate. Prendete la tesi e la lavorate nell'altro pannello. Sì, allora, 10 minuti, ci proviamo. Succede? Allora, hai visto? Ci vuole una bella, un bel corso per ninja, come diceva il signore. Allora, io direi che gli facciamo mettere a tutti quanti il, un pallino. Adesso fate 10 minuti di workshop di reale, partecipativo, non mi guardate, non mi chiedete niente, guardate il gruppo e vi gestite il vostro gruppo, allora, decidete che ruoli avete tra voi. Sì, vabbè, io volevo fargli votare a tutti quanti, quindi tutti mettono il pallino e poi... E fra dopo dieci minuti facciamoli di simulazione vera e poi ci chiediamo. Posso dire ognuno delle robe perché, però senza che lo debbano dire tutti, chi vuole sì. E qualcuno scrive sì. E glielo, okay. E glielo mandiamo di là. Cioè, là no, tu fai la mano. Fare tu. Ok, dai. Uno distribuisce bollini. Sì, e uno scrive. E chi li attacchi? No, uno scrive e io li attacco. No, perché se ha voce, lei è a voce, quindi scrive e mi dà. E però sì, qualcuno gli dà un bollino a testa. E io spiego come vogliamo farlo e qualcuno... No, ok. Sì, esatto, sì. No, non ci bisogna di seguire i cartoncini, nel senso che loro devono dire e tu scrivi e basta. Sì, sono i bollini. Sì, sì. Ok, andiamo. Allora, quindi partiamo da questa tesi, vabbè, magari proviamo a nasconderla un attimo. Allora, il progetto di cui dobbiamo occuparci, il workshop che stiamo facendo, riguarda un percorso che porterà il comune di Frittole a diventare una comunità ospitale. È un percorso che riguarda il comune di Frittole e altri 26 comuni in tutta Italia, sono tutti piccoli comuni e c'è da capire come tutti gli attori, quindi tutti voi, potete contribuire a questo risultato, la comunità ospitale di Frittole. Per iniziare questo workshop avevamo pensato di farvi una domanda, anzi non una domanda, oddio, di stimolarvi in questa maniera qui, scrivendo una tesi e chiedendovi se siete d'accordo con questa tesi o meno e che grado di accordo avete rispetto a questa tesi. La tesi è: il piccolo centro può essere meta turistica. E qui avete 4 possibilità, molto d'accordo, abbastanza d'accordo, non molto d'accordo e per niente d'accordo. Adesso avrete ciascuno di voi un bollino e ciascuno di voi allo stesso momento, appena vi darò la possibilità di farlo, dovete venire qui e dare la vostra opzione. Quindi attaccare il pallino
in una di queste quattro, in una di queste quattro caselle. Successivamente, magari potremmo aprire un piccolo dibattito per capire il perché delle vostre scelte. Ma mediamente mi pare che esista anche una classificazione formalizzata che indica i piccoli comuni come quelli inferiori a 5.000 abitanti. In realtà Frittole lo è e lo sono quasi tutti gli altri 26 comuni partner di questo progetto nazionale. Frittole è un posto bellissimo. Frittole è un paesino, appenninico, collinare, medievale, con la sua piazzetta, la chiesa, in Toscana. Tutti chiediamo dove è Frittole. Tra Toscana e esatto, quasi 1.500, permettetemi la citazione. Esattamente. Io non me lo ricordavo. Avete tutti quanti? Ceglie, 27.000. Avete il pallino? Tutti quanti? E allora potete venire a metterlo? Sì, sì. Senza farvi male e fare male al pannello, come dico, magari. No, l'ho detto. E vediamo, dietro ci sono dietro al pannello ci sono i premi. No. Vitellozzo fa una bruttissima fine. Come fa? Va bene, allora, questi sono i risultati, quindi voi che siete, come dire, frittoliani, siete piuttosto convinti che un piccolo centro possa essere meta... Signore, vi annuncio che esiste Frittole. Ah sì? Abbiamo anche le coordinate geografiche. Ah, visto. Allora ci andremo tutti quanti. Allora, a questo punto... vediamo di aprire un pochino, di capire insomma, il perché delle vostre scelte e direi di cominciare da chi ha indicato l'unico pallino sul segno meno. E quindi ci dovrei dire, secondo te, perché in realtà non sei così d'accordo con la tesi. Potrei sentire prima gli altri? No, va bene. Ok. Allora. Le regole. Premesso che 5.000 abitanti circa non mi dà l'idea della grandezza, però Ceglie che ne ha 20.000 non è così grande e non credo che solo Ceglie, per esempio, con 20.000 possa contenere tanti alberghi, tante strutture alberghiere, tanta gente. Oh, dove li metti? Comunque li devi mettere da qualche parte. Quindi 5.000 sono un quarto di Ceglie, no? Perché per la difficoltà alberghiera, cioè proprio dove li devi mettere, dove le metti queste persone, che cosa le dà e cosa ricettive, sì, come le fai accomodare, come ristoranti, cose, questo io penso che questo sia il più grosso, poi per visitarla, per apprezzarla, è tutto positivo, ma questo è il primo. Va bene, a questo punto io direi di sentire invece chi è molto d'accordo. Sì, insomma, di là chi avete scritto non scritto. E nel frattempo io. Io sono molto d'accordo perché ragionando da turista, se mi metto nei panni di me come turista, mi piacerebbe molto, anche se a mia moglie Ilaria no, a me piacerebbe molto l'idea di andare in un piccolo paese e per qualche giorno vivere la vita, entrare, quindi cioè, mi immagino che le strutture turistiche potrebbero essere ricettive, potrebbero essere le case delle persone, i ristoranti, le case delle persone, quindi cioè, come dire, riuscire a gustare della verità piuttosto che non andare in un posto turistico finto e avere un'esperienza che già conosco, andare a vivere un momento di profonda verità, di condivisione con le persone che abitano e vivono in quel posto. Per te è fondamentale, cioè trovi eccezionale il tipo di esperienza e quindi l'eccezionalità dell'esperienza giustifica la possibilità di essere meta turistica. Quindi si chiama, diciamo, eccezionalità dell'esperienza. Qualcosa di intermedio?
No, anch'io ero molto d'accordo perché penso che nei piccoli centri ci siano tante case nei centri storici ormai abbandonate, potrebbe essere un buon progetto anche per l'amministrazione di recuperarle, metterle a disposizione appunto come albergo diffuso sul territorio. Questo servirebbe anche per evitare che durante l'estate e l'alta stagione i centri turistici siano anche troppo congestionati, no? E quindi offrire un'alternativa, un'opportunità diversa di fare un turismo più sostenibile. Io sono molto d'accordo. Turismo sostenibile come opportunità? Ok, allora mentre io magari attacco con quest'altro bigliettino, chi ha altro da aggiungere liberamente su queste? Io ho messo il pallino sulla più, nel senso che sono abbastanza d'accordo perché trovo i piccoli centri sempre molto caratteristici, mi piace passeggiare, però finita la passeggiata che faccio? Cioè, dura 20 minuti la mia giro turistico nei piccoli centri, quindi che cosa mi offre in più il piccolo centro per essere concorrenziale con la grande città dove c'è il centro storico bello, però anche il museo, però anche... E soprattutto c'è una carenza, cioè il problema dei piccoli centri è che come li raggiungo? Ci sono tendenzialmente... è difficilissimo raggiungere i piccoli centri a meno che non hai la tua macchina, quindi è poco sostenibile. A meno che non si crei tutto un discorso di infrastrutture e servizi per raggiungerli, che sia più sostenibile che andare col proprio mezzo. Allora, aspetta un attimo, ti do il microfono, ma nel frattempo... Scrivi questa, quella cosa. Dicevo che nei piccolissimi paesi è più facile organizzare delle esperienze turistiche di comunità costruite con le famiglie, nel senso che sono probabilmente luoghi dove non esiste l'esperienza turistica, ma esistono fortissime reti di parentela, di cooperazione, di relazione umana, che si possono attivare su esperienze di piccola scala, quindi l'ospitalità diretta, lo scambio di risorse, un nuovo turismo che invece è molto emergente è quello emozionale, no? Turismo dell'accoglienza in casa. La vedi come qualcosa di molto positivo? Di facile, di più semplice. Mm-hmm. Quindi diciamo, ok, turismo emozionale. Questo movimento dell'avambraccio. Bene, bravi, non vi facciamo dire più nulla. Mi dispiace troncare, perché poi se entriamo nel merito ci piacerebbe, no? Staremo lì a discutere perché sono interessanti, ma il tempo purtroppo è quello e dobbiamo tante cose. Adesso. È che cioè loro si sono sbilanciati molto sul più, sì. Perché loro non sono di Frittole e quindi il turismo, cioè la butti così, magari gli piace. Noi ci siamo immaginati che l'operatore sia un po' depresso, no? Cioè l'operatore del piccolo comune non è così convinto, perché lui cioè, fino all'altro ieri, cioè questo progetto esiste perché evidentemente non c'è tutto questo turismo, se no andavano belli lisci per conto loro. Certo. E quindi l'esperienza pregressa loro forse non è super positiva. Quindi ci siamo immaginati che quel dato lì... Che arriverebbe anche qualche meno. In reale si avesse una coda più di va là. Va bene. Sì, non è questo. Sì, sono d'accordo. Avete voi qualcosa da segnalare a Giovanni, Antonella? Vai.
Allora, è giallo solo secondo me perché erano finiti i verdi e Antonella quello ha trovato e quello ha usato. Però è chiaro che non va fatto, no? È chiaro che non va fatto. Il codice colore in Metaplan è molto importante, il colore che stai usando devi continuare a usare. Ma cos'altro? Io, premesso che è stato bravissimo, forse un po' più di ritmo nel raccogliere le domande. Allora, perché sono stati un po' lenti? Vi chiedo. Ma neanche tanto. Stavano molto a parlare. No, Giovanni seguiva molto voi e o non dettava ad Antonella, lui finiva di ascoltare e lei non scriveva. Dopo Giovanni andava e passava del tempo a dire che cosa devi scrivere, ma il gruppo a quel punto se n'è andato, no? Cioè, sono tutti fermi lì che aspettano. Voi siete funzionali al gruppo, non è il gruppo che aspetta voi. Ritmo, 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 ritmo. Perché corriamo? Perché ci vuole ritmo, l'avete detto ieri, no? Allora, io preferisco che l'assistente inizi a scrivere da subito. L'assistente non smette mai di scrivere, finisce con la mano che fa male. Non può star fermo ad ascoltare, no? Mentre ascolta deve iniziare a deve elaborare e velocemente iniziare a scrivere. Male che vada se poi la persona parla un po' di più e ti accorgi che ha preso una piega diversa o ne aggiungi un altro, però non puoi permetterti di avere prima faccio una cosa, poi faccio l'altra, poi faccio la terza, devi continuamente consultazione. No, cioè separato. Rapido, se decidi che sei tu che detti, no, okay, di una persona è l'unico concetto, quindi come la vedo io ha senso seguire il concetto per ottimizzare il pensiero. È questo che volevo fare, cioè perché poi no, avevo questa modalità per cui facevo prima dire la cosa e poi provavo a sintetizzarla. Però, e quindi, dettavi a lei. No, ma al di là di dettarlo, lei aspettava che io facessi quell'operazione lì, okay, per poi scriverla. Però è un po' disfunzionale, dobbiamo essere più rapidi, ok? Poi ognuno trova la sua strada, può essere che io mi avvicino mentre tu stai ancora parlando e inizio a dire qualcosina, può essere che... Però poi devi continuare a far parlare le persone, non le puoi tenere zitte e l'altra perché cosa stai scrivendo, no? Adesso per... Su cui mi venivano dubbi mentre lo facevo, sì, è che certe volte avvertivo questa... Avvertivo anche infatti, appena detto mi ci sono trovato sulla... Sì. E però mentre volevo andare a parlare con lei, nel frattempo non sapevo se fosse giusto o sbagliato lasciare che la persona parlasse mentre io non ero attento a quello che dicevo, cioè, o meglio lo ero, certo, lo ero, certo, perché la sentivo con l'orecchio. Quello che io dico che è importante che lei inizi a scrivere, ma mi spiaceva dare, certo, le spalle, insomma. No, ma infatti devi, allora o lo dici o dici solo un momento che fissiamo questo concetto, ma lo puoi dire una volta, non è che a ogni intervento li fermi, no? Devi essere un po'... Ieri succede? E anche nella posizione sbagliata, perché già se fosse lì devi fare una strada, tu arrivavi qua, la mia spalla, sì, insomma va migliorato, no? Va creato più ritmo, l'avete visto che se no un po' scala. Però io avrei molto da dire su questo, voi no? Sì, su? Sul pannello. Daniele. È al contrario. È al contrario. Ok? Allora ricordatevi che i pannelli con la tesi, innanzitutto la tesi è fondamentale che stia al centro, quindi la domanda sta in alto, la tesi sta al centro, ok? Solitamente a metà si traccia una linea e io quello che attiene almeno al disaccordo lo devo tenere a destra e quello che attiene all'accordo lo devo tenere a sinistra. Questo è fondamentale, se no qua io ho la carenza delle strutture ricettive. Chi me l'ha detto? Me l'hanno detto questi? Non capisco più. Guardate, la pulizia dei pannelli è fondamentale. Ok? Mi viene una riflessione su quello che dicevamo prima, no? Che sarebbe interessante, che la tesi
riuscisse ad essere talmente giusta da poter avere un ampio... Però allora mi viene anche l'idea che non è solo un discorso di tesi, ma anche un discorso di chi si invita al metaplan. Cioè, in qualche modo, se il metaplan ha, si permette, cioè, ha solo 15 persone, diciamo, nell'ideale. E non quindi è mai. È chiaro che sono degli inviti, non lo è mai, però un po' sono degli inviti mirati, non è come un host, l'host aperto alla aperto, cittadinanza. Certo. E quindi in qualche modo la tua bravura come organizzatore è anche quello di avere in platea la differenza maggiore di persone. Cioè l'analisi degli attori è uno degli aspetti okay. per me fondamentale dei processi partecipativi. Perché adesso... Mappature e analisi degli attori. A questa tesi, che può essere anche giusta, abbiamo risposto in questo modo perché più o meno la pensiamo tutti allo stesso modo e siamo tutti... Sì. No? Quindi non è solo un discorso di come creo le domande, ma anche come costruisco il gruppo. Però viene prima il gruppo e poi le domande, no? Sì, la infatti, tesi, infatti. La tesi io la costruisco su un gruppo dato. Infatti, che io appunto, ho costruito se so che il gruppo di... dato è tutto di gente che la pensa in un certo modo, una tesi del genere è forse poco interessante. Infatti tu ti devi chiedere, il mio gruppo, se io propongo questa affermazione, come reagirà? Questo me lo devo chiedere. Okay. Infatti Giovanni subito ha detto... Secondo me perché non siamo gli attori giusti, siamo in una simulazione. Io ci credo che con gli attori giusti verrebbero anche dei meno, perché sì. l'hanno già provato sulla loro pelle, esatto. e non ha funzionato, ok? Bene, bravi. Terzo gruppo. Un altro applausino. Terzo gruppo. Alzatevi. Io smonto questo e vi lascio lo spazio. Non me lo ricordo più. Ma non me lo ricordo più. Vabbè, aiutatemi. Ok. Allora, il nostro titolo era come fare della facilitazione un lavoro. Siamo partiti da... Ognuno di noi ha scritto su un foglio da solo una serie di domande che ci sembravano interessanti per arrivare a questo risultato, per arrivare a rispondere a questo risultato. Dopodiché le abbiamo messe, abbiamo fatto una sorta di pannello, grazie al consiglio di Fedele, abbiamo messo tutte le domande e abbiamo cercato di fare un'analisi, tutto il gruppo, di quali fossero prioritarie, di quali ci interessassero di più, di quali avevano più senso con il percorso che adesso vi raccontiamo. Allora, la prima. Noi non abbiamo fatto una domanda a tesi. Siamo partiti subito con le domande a voce. Allora, la prima... è dove c'è più richiesta di facilitazione ed è una domanda a voce e in qualche modo è il primo step per capire un po' dove ci vogliamo muovere rispetto al mercato, cioè che tipo di mercato ci potrebbe essere rispetto alla facilitazione. Quindi la domanda che chiediamo alla platea è dove c'è più richiesta di facilitazione. Ed è una domanda a voce. La seconda è sempre una domanda a voce, ma con risposte multiple. La domanda è a quali bisogni può efficacemente rispondere un gruppo di facilitazione, cioè un gruppo che lavora sulla facilitazione, e quindi andiamo a restringere un po' il campo, andiamo ad addentrarci un po' sull'argomento appunto come fare della facilitazione un lavoro. E le tre risposte multiple sono... Aspettiamo che... Quindi a quali bisogni può efficacemente rispondere un gruppo di facilitazione nelle aziende, nel terzo settore o nel settore pubblico? Questa è una domanda a cartoncino, si dice? Su cartoncino. Sì. Ognuno avrà i tre cartoncini e potrà rispondere. E anche qui siamo rispetto... Sempre un'analisi del bisogno, no? Un'analisi del bisogno e quindi che poi ci permetterà di rispondere a questa domanda che ha a che fare soprattutto col marketing. E quindi quali strategie possiamo utilizzare per farci conoscere? E anche questa è una domanda a voce, perché siamo passati da
in qualche modo dal mercato ai bisogni al marketing. Volete aggiungere questo, qualcosa? Che ci siamo immaginati come tipo di gruppo voi, noi, cioè un gruppo abbastanza vario, chi già con esperienze di facilitazione, chi no, chi comunque lavora in questo settore, quindi l'abbiamo pensato proprio per farlo con questo gruppo. Sì, sì. Esatto, per quello non abbiamo fatto la tesi per rompere il ghiaccio, perché abbiamo pensato che eravate tutte persone scafate. Sì. Bene, bravi. Avete domande da fare sulle domande? Avete da chiedere qualcosa? Funzionano? Le vedete tutti? No, vabbè, diciamo, è tutto legato al, come dire, quasi più a un'analisi di marketing che non formativa, anche per esempio. Cioè, invece la domanda è, cioè, come fare la facilitazione un lavoro, per farne un lavoro, cioè sono, come dire, come farne il marketing e come però anche prepararti a quel lavoro, oppure insomma altri aspetti, no? Che invece lì mi sembra più un'analisi di mercato, diciamo, più che... Alcune delle domande che erano uscite erano su cosa dovrebbe studiare un facilitatore per fare questo mestiere, però a noi interessava molto l'analisi di marketing, cioè era proprio quello che volevamo, l'analisi del mercato. L'avete orientato, quindi... magari hanno individuato più ambiti e l'hanno orientato, sì, su questo. Sì, cioè abbiamo anche tutte le altre domande, ma le abbiamo scartate, dovendone scegliere tre. Okay. E per andare proprio sì, lì. Sì, è la cosa che viene in mente, che è, una, non si è stata una scelta. Lì, questo vuol dire Giovanni, no? Ah, che sicuramente. Non si esaurisce. C'era anche il fatto che in qualche modo la formazione viene un po' in base a quella che è poi la scelta del mercato, e poi abbiamo considerato anche il fatto che per questo tipo di lavoro, magari tu ce lo potrai confermare, la formazione è una costante, cioè non si esaurisce mai, quindi sembrava un po'... Sembrava che il tema della formazione potesse essere benissimo un altro metaplan. Cioè, quindi fatto questo, poi facciamo un altro metaplan su come formarci in base a queste risposte anche. Ho una domanda. La seconda mi sembra che segua la prima, in qualche modo, no? Cioè io chiedo a quali bisogni e lo chiedo in tre ambiti. La prima domanda, dove c'è più richiesta di facilitazione? Cosa vi aspettate come risposta? Detto che per me forse è una domanda che ha poche risposte. Cosa vi aspettate? Lo stai chiedendo a noi. Dalla prima. Sì, effettivamente adesso che ci fai riflettere è un po' quello. Tant'è vero che quando abbiamo scritto questi abbiamo detto attenzione, se viene fuori qualcosa di più interessante da qua... Aggiungiamo. Okay. Volevo tipo dire questo, no? Sì, sì, c'eravamo... Mi sembra che la risposta della prima domanda è quasi questo. Sia questa, esatto. O con qualche altra cosa. No, allora, cosa potresti fare tu? Sì, dove c'è più richiesta potrebbe essere, forse in che ambiti, vabbè. Però sì, stiamo lavorando su questo, facciamo le pulci perché è quello che ci serve, se no... E avresti anche potuto dire dove c'è più richiesta e questa diventare una sorta di sottodomanda della prima, no? In cui praticamente dici a quali bisogni puoi efficacemente rispondere in un gruppo di facilitazione, prendi come cluster quelle che risposte che ti sono venute e da quella lavori. L'avete considerato? Sì, era l'idea. Va bene, bene. Questa era l'idea, diciamo che noi... Bene, quale volete lavorare? Forse questa, che è intanto un po' più o meno questa. Così lavoriamo su una multipla? Possiamo fare una cosa se volete. Facciamo in un secondo la prima come domanda voce, mettendo già quelle tre risposte, sentendo se ce ne sono altre due o tre, e lavorate la seconda su quegli ambiti. Che dite? Siete d'accordo? Ok. Faccio, no, l'ho fatta, ok. Organizzatevi rapidamente. Ok, chi fa la
segretario. Però allora mettiti qua, va? Così faccio meno chilometri. Può mettersi? Avete 10 minuti, vai. Ok. Queste sono okay. Le vostre. Allora, facciamo una breve. Allora. Se siete d'accordo, potremmo cominciare allora, facendo una breve domanda a voce. Riuscire a lavorare. E la domanda è questa, dove c'è più richiesta di facilitazione? Cioè, per capire quali sono gli ambiti dove c'è più richiesta, rispetto guarda, a quelli che già avevamo indicato, se loro te ne scrivo, te le dico noi, se vi vengono in mente altri ambiti guarda, dove ancora, vabbè, per poter rispondere a questa domanda, quindi magari mettiamo già questi. Per me la facilitazione serve dove c'è un gruppo, più persone e più idee e più posizioni, e quindi posizioni contraddittorie hanno bisogno di un facilitatore, qualcuno che riesca a gestire il tutto e porti a casa un risultato, ecco. Quindi va bene se mettiamo facilitazione nei gruppi? Nei gruppi, la parola gruppi, assolutamente nei gruppi. Per sintetizzare, d'accordo. Qualcun altro? Anche... No, però adesso usa un altro dei colori. Aspetta. No, non li usiamo, questi colori li metto qua. Allora abbiamo aziende, terzo settore, settore pubblico e facilitazione nei gruppi. Viene in mente qualche altro settore dove c'è richiesta di facilitazione? Famiglia. Dove potrebbe... Famiglia. Sì? No, vabbè, io credo... Ciao Fedele. Io credo però che voi abbiate già individuato i tre settori, noi possiamo semplicemente forse esplicitare meglio, credo che nel settore pubblico anche nelle scuole si può fare facilitazione, giustamente, nel settore pubblico anche forse, però cambierei, più che richiesta dove la possiamo proporre, io la proporrei nelle scuole, all'amministrazione pubblica, quella provinciale, nelle aziende, alla ASL, facilitare alla ASL sarebbe molto utile. Niente, sì. Direi che potremmo andare avanti, continuare con la seconda domanda, se voi siete d'accordo, e utilizzare in ogni caso questi tre ambiti che ci eravamo dati, perché non mi sembra che ne stanno uscendo di nuovi, sono comunque ambiti che possono stare dentro a questi tre. Ci sono, scusa, delle situazioni. Ci sono delle situazioni proprie delle innovazioni che possono riguardare tutte e tre gli ambiti, per esempio le aree di co-working. Le aree di co-working significa gruppi che si organizzano informalmente, sottogruppi aziendali, spazi di organizzazione del lavoro all'interno degli enti pubblici, dove comincia a nascere il co-working, ma non sono stati applicati dei metodi, gli attrezzi della facilitazione. Infatti ci sono molti co-worker che fanno funzionare da soli e molto bene gli spazi del lavoro, ma potrebbero potenziare questa loro propensione al lavoro di gruppo se ci fosse un supporto parallelo di facilitazione. Quindi è una specie di meccanismo trasversale che sta un po' a monte della localizzazione per soggetti, riguarda casi che si verificano in tutti e tre i soggetti. Quindi sarebbe applicabile rispetto ai tre classi? No, questa è una situazione in stile del lavoro,
che sta nascendo oggi e, sì, che è già favorevole, che non ha bisogno di composizione di conflitti. Siete d'accordo con questa cosa per cui può essere luoghi di co-working, luoghi di co-working, aree di co-working potrebbe essere uno degli ambiti in cui ci andiamo a focalizzare rispetto alla seconda domanda, che è a quali bisogni può efficacemente rispondere un gruppo di facilitazione. Questa ultima, le aree co-working, riguarda la competenza sugli attrezzi proprio, eh? Quindi è una competenza sul facilitatore puro che arriva e prova e inserisce la sua. Inserisce il metodo. Allora io direi di passare alla seconda domanda, che è a quali bisogni può efficacemente rispondere un gruppo di facilitazione. Adesso ad ognuno di voi daremo quattro, questi sono gli stessi colori, non ne abbiamo un altro, era bianco, possiamo usare il bianco. Vi do un colore che non è un colore metaplan, ma lo usiamo. Se intanto no, volete prendere ognuno, rosa, ciascuno un pennarello. Cioleschi, rosa. Qua. Però metta, non è un colore metto. Violetto, li usiamo tutti. Tutti. Sì, perché avevamo detto di capire se c'era a qualche altro settore. In realtà quello che ci interessa soprattutto adesso studiare è quali sono i bisogni di ciascuno di specifici. Quindi vi ricordo che su ogni foglietto va scritto un solo bisogno. Vi chiedo di scrivere chiaro e grande in modo che tutti gli altri possano leggere. Noi abbiamo tantissimi volumi loro. Possibilmente magari più di una parola e meno di tre righe. Avete un minuto. Abbiamo 5 minuti in tutto, quindi avete un minuto. Avete tutti i cartellini e i pennarelli? Ilaria. Al limite li raccoglie, avete materiale, cioè se vi serve, capito? Ah, certo. Prendete il materiale, lo tenete. E la cosa che potete fare è magari leggere almeno di uno, non è che fai in tempo a fare no. Cosa dici? Quindi ne leggiamo un po' giusto per. Leggetevi di uno, l'attaccante. Non abbiamo il tempo. No, discussione no, però magari tutti quelli che abbiamo li attacchiamo così tutti li vedono. Ci mettiamo un minuto. A un minimo, prova, magari fai direttamente che come li leggi proprio un po' a clusterizzare, cioè li metti un po' già raggruppati, capito? Anziché attaccarli tutti e poi raggrupparli. È blu, ok. Scusate. Come volete? Un concetto. Io direi cominciamo a raccogliere chi ha finito. Quando te le risposte? Raccogli tutto insieme o raccogli a colore? No, raccogli a colore. Raccogli a colore. Cioè, raccogli e dividi. Prima tutti. Ah, ok, no. Raccogli tutto. Raccogli okay. Da ognuno, ma dividendo. Sì, sì. Quelli che rimangono qua. Non c'è il cartoncino, però c'è a fianco. Mi organizzo. Vi conviene liberarvi questo, ragazzi?
In tre è facile. È facile? Perché uno fa solo il frontman e l'altro attacca i bigliettini e l'altro scrive. Certo. Possiamo cominciare? Sì. Abbiamo tutti blu. Ok. Quanto tempo abbiamo? Mettiamo uno solo? Poco. Ok. Vai, allora, qual è quello che vi interessa di più? Quindi decidiamo insieme. Sì, vai, cominciamo con le aziende. Terzo settore, ok. Allora, terzo settore abbiamo creare rete fra attori affini. Quindi la domanda è: a quali bisogni può efficacemente rispondere un gruppo di facilitazione? Il primo è creare rete tra attori affini. Poi abbiamo incentivare l'approccio collaborativo. Coordinazione. Far emergere il potenziale creativo. Migliorare l'ascolto e la comunicazione. Strategie di animazione. Quindi migliora la capacità di relazionarsi col pubblico. Quindi la facilitazione migliora la capacità di relazionarsi col pubblico e chiarisce le priorità. Un altro bigliettino. Definizione di nuove strategie, quindi la facilitazione può aiutare a definire nuove strategie ed è un metodo per ottimizzare risorse limitate. La facilitazione per attivare rete e per migliorare la comunicazione. Quindi queste sono tutte le risposte che avete dato rispetto al terzo settore, a come la facilitazione può rispondere ai bisogni del terzo settore. Io direi, se abbiamo ancora due minuti, se vogliamo focalizzarci solo sul terzo settore, gli altri magari poi li attacchiamo così li potete vedere se siamo interessati, per fare un raggruppamento, per come dire, aree tematiche affini. Magari lo facciamo insieme. Allora, mi potete aiutare a fare questo raggruppamento? Cominciamo da creare rete tra attori affini. Vediamo se c'è qualcosa. Attivare rete. Vai tu. Sì, qua abbiamo la migliorare l'ascolto e la comunicazione. Migliorare la comunicazione qua. E no, questa è un'altra cosa. Fare emergere il potenziale creativo? No. Poi abbiamo, rispetto al potenziale creativo, per cui abbiamo fare emergere, dove lo metteresti tu? Sulla rete? Ok, la rete. Rete, coordinazione, attivare rete. Poi abbiamo, direi, questi sono simili.
chiarire le priorità e metodo per ottimizzare risorse limitate, cioè sulla metodologia del lavoro, di come si può lavorare meglio attraverso la facilitazione. Definizione di nuove strategie, lo mettiamo insieme? E magari il titolo potrebbe avere a che fare con il discorso di lavorare in maniera migliore. Definire nuove strategie è un fatto più generale perché ha a che fare con questo settore, cioè con l'affermazione di un'associazione, per esempio. Scusami, allora il terzo settore si riferisce a soggetti non pubblici ma non solo privati che costruiscono lavori per il bene comune o per un interesse più o meno accreditabile, quindi c'è un aspetto reputazionale e c'è un aspetto di coinvolgimento delle comunità. Quindi definire strategie è simile a quello della definizioni di nuove strategie e strategie di animazione hanno a che fare con il coinvolgimento in un ambito sociale, la rilevanza dell'associazione sostanzialmente, quindi ha a che fare con un successo collettivo, ha a che fare con l'affermazione di un soggetto rispetto al contesto. Con strategie di animazione. Quindi qui? Quello è più generico, no? E forse a questo punto far emergere potenziale creativo, va tutto qui. Come dire, la facilitazione aiuta l'emersione di nuove idee, di nuovo potenziale, di nuovi sviluppi. Dove, vogliamo dare dei titoli? Forse migliorare la capacità di relazionarsi con il pubblico. Dove... bisogna vedere se si intende con ambienti pubblici o con i pubblici o con i soggetti che fanno parte di una comunità generale, o pubblico e cittadini, cioè diciamo, cittadini. E forse va con strategia di animazione. Con comunicazione. Comunicazione, sì. Mettiamo con comunicazione? Ok. Quindi siamo riusciti ad avere 1, 2, 3 e 4. 4 gruppi tematici. Se riusciamo velocemente a dare un titolo, facciamo un bel lavoro. Allora, Angela dice, rispetto a creare rete tra attori affini, attivare rete, incentivare l'approccio collaborativo e coordinazione, la rete fa bene. Ci sono altre proposte? Vi piace? Ci piace? Fare rete o la rete fa bene? Dov'è la nostra... La rete aiuta. La rete fa bene, mi sembra, sì, la rete fa bene, ok. Allora, questo magari alziamolo. Poi abbiamo un altro cluster, migliorare la comunicazione, migliorare l'ascolto e la comunicazione, migliorare la capacità di relazionarsi col pubblico. Comunicazione e relazione, dicono. Ci dice Daniele. Avere orecchio, dice Angela, la creativa del gruppo. Saper comunicare. Comunicare fa bene. Allora, la rete fa bene, vogliamo fare comunicare fa bene? È molto... La comunicazione è indispensabile. Cosa hai detto, Giulio? Comunicare meglio. Comunicare meglio? Ok. Andiamo a comunicare meglio, va bene a tutti? Ci piace? Ok. Poi, definizione di nuove strategie. Strategie di animazione, far emergere il potenziale creativo. È un po' per addetta ai lavori, però, come titolo. Era il vecchio workshop, il workshop con Sara. Quindi stiamo parlando di strategie, di nuove strategie, strategie di animazione, di emersione del potenziale creativo. Forse qualcosa di nuovo. Strategici, nuovo. No, diventare strategici. Diventare significativi. No, strategici. Diventare strategici.
qualcuno creare nuove idee. Sì, cosa vi piace di più, creare nuove idee o... Non mi ricordo cosa vi hai detto. La strategia è come fare una cosa, non come un agente. Quello dovrebbe essere una strategia. Come fare una cosa? Però forse è anche una cosa creatività. Che faccio sicuro. C'è anche la parola creatività qui, sì. Secondo me è visto un po'. Scusate, ma l'obiettivo, i beneficiari di questa cosa sono delle organizzazioni, no? Che sono del terzo settore. Noi stiamo lavorando per una, facciamo conto, per un'associazione. Non è che l'associazione non abbia idee. Non è che non... Allora, sicuramente puoi imparare a pubblicare meglio, a migliorare la propria rete. E ce l'abbiamo. Ma a essere vincente in termini strategici, perché a lei interessa accreditarsi. Però forse... Scusami. Sono intrippati in dei meccanismi, le associazioni, il potenziale creativo non esce. Io non sono d'accordo. Stiamo andando oltre i tempi. Faccio una proposta, se siete tutti d'accordo, nuove idee. Probabilmente a un'associazione interessa meccanismi per far uscire nuove idee, no? Può andare? Ok. L'ultima, chiarire le priorità e metodo per ottimizzare risorse limitate. Sì. Strategie, ci dicono. Strategie, operatività... Ok, quindi sì, possiamo mettere strategie, un po' più generico come titolo? Daniele non è d'accordo. Tu come dici, Daniele? Qui secondo te c'è più strategie? Però cerchiamo di, altrimenti diventa un cluster troppo grande, è meglio dividerli. Chiarire le priorità, focus vi piace? Chiarire le priorità, ottimizzare le risorse limitate, focus. Sì. Centrare il bersaglio vi piace? Focus, focus, ok. Ci piace, foco. Ok, grazie. Brave. Volete attaccarli rapidamente, leggere gli altri? Sì, visto che magari sì. È un tema che vi sta un po' più a cuore. Fatelo allora, velocemente. Allora, aziende, migliorare comunicazione. Favorire la corresponsabilità delle aziende... dell'azienda, avvio di un nuovo progetto condiviso, quindi la facilitazione nelle aziende può aiutare a migliorare la comunicazione, a favorire la corresponsabilità nell'azienda, all'avvio di un nuovo progetto condiviso, all'organizzazione e prototipi, la facilitazione può aiutare ad avere una visione moderna, e un equilibrio fra i ruoli. Può annullare le gerarchie. Qui c'è scritto situazioni di conflitto. Immagino che chi ha scritto volesse dire risolvere, aiutare a risolvere, a gestire le situazioni di conflitto. Migliorare i rapporti gerarchici. Ok, mettiamolo magari, c'era, vabbè, annullare le gerarchie, migliorare i rapporti gerarchici. Curare le relazioni, gestione del gruppo di lavoro, allora curare le relazioni all'interno dell'azienda può aiutare a gestire il gruppo di lavoro all'interno dell'azienda e migliorare la qualità della collaborazione per i lavoratori. Ah, area di co-working. Beh, però un po' migliorare i rapporti gerarchici, annullare le gerarchie è più generico, però un po' va in quella direzione, no? Anche
Beh, c'è la situazione di conflitto, curare le relazioni, migliorare la comunicazione all'interno dell'azienda, gestione del gruppo lavoro. Avete anche i gialli o no? Sì. Rapide? Le devo leggere? Vai, vai. Allora, aree di coworking, relazione, allora, la facilitazione può rispondere rispetto alle aree di coworking, alla relazione fra attori, aumentare la comunicazione, condivisione di spazi e obiettivi, dimezzare la burocrazia e i conflitti, gestione del conflitto, far avvicinare i settori e trovare soluzioni comuni, creare opportunità di collaborazione, razionalizzare tempo e spazio, stimolare le interazioni tra gli utenti e metodi e orientamento co-creativo. Mentre rispetto al settore pubblico la facilitazione può aiutare a sopperire a questi bisogni, aiuta le relazioni con i cittadini, snellisce i processi decisionali, risoluzione di un tema conflittuale, migliorare l'organizzazione, accordare senso comune, favorire la partecipazione, assistenza, attuazione partecipativa su bandi, allargare la platea decisionale, promuovere cittadinanza attiva, migliorare le conoscenze, favorire immersione dei bisogni reali del cittadino, dialogo con la cittadinanza. Brave. Abbiamo dei feedback da dare loro sul lavoro? Ci sarebbe, abbiamo preso una domanda. Vedete il tempo? Una cosa è una domanda voce, una cosa è una domanda su cartoncino con quattro addirittura. Quindi i tempi sono fondamentali da pensare, da progettare. Dite qualcosa a Ilaria, andiamo veloci, a Ilaria e il gruppo, andiamo veloci. Allora, la cosa che io ho notato è che lei aveva chiarito su come, diciamo, scrivere sui cartoncini e il fatto che doveva essere minimo una non meno di uno, com'era? Più di una parola, esatto, preparo perché per l'altro come gruppo. Serenella aveva spiegato, insomma, una sola parola, insomma, non può aiutare a... Questo era quello che ho notato. Un'altra cosa, se proprio gli devo fare un appunto, però sono stati veramente molto bravi, secondo me, è che a un certo punto Ilaria si è trovata un po' come te ieri, un po' fra formatrice e facilitatrice, per cui si è creato un momento di caos, cioè immagino che ci siano anche delle tempistiche, per cui si è perso molto sulla tempistica, secondo me. Abbiamo sforato, vabbè, insomma, io mi dispiace poi, no, quando devo segnare i tempi. Non c'è batteria, credo. Mi dispiace quando vi taglio le discussioni, questo tra l'altro è un tema che magari vi interessa anche portare avanti, quindi ho voluto lasciare appena più di tempo, però. Bene. Scusa, un'ultima cosa che avevo notato, siccome lui è, penso che sia addentro, fedele, esatto, alla cosa, per cui ha delle parole, usa dei termini molto tecnici, ci sono alcune persone, come sicuramente io, che non le conosce, quindi probabilmente il facilitatore, un come aiuto, hai fatto tu ieri, sì, chiedere se gli altri conoscono. Sì, ecco. Colgo l'occasione per dirvi, lo spazio è importante e lo spazio va progettato, no? Cioè io magari certe cose le perdete perché io le faccio continuamente, però se tu vuoi lavorare una domanda di questo tipo devi avere almeno quattro pannelli pronti e devi avere un sistema tuo mentale ordinato che dice che io prendo la prima, la attacco qua come analisi, la clusterizzo sulla seconda, io prendo la seconda, la attacco qua, la clusterizzo sulla prima e poi mi rimangono sempre due pannelli dove poter fare questo lavoro. Cioè ci vuole un pensiero, questo lo colgo perché magari è una cosa su cui non abbiamo soffermato l'attenzione. Lo spazio è il fronte retro dei pannelli, noi abbiamo sempre un pensiero che costruiamo nella sceneggiatura che ci dice cosa c'è davanti e che cosa c'è dietro, perché io so che l'agenda la tengo per un po', se poi ho bisogno di usare il retro la giro, no? Che alcuni pannelli di input che sono fondamentali per il lavoro che faccio in tutto il workshop non posso girare il retro, non lo posso usare perché quel pannello lì lo devo avere tutto il tempo di fronte, ok?
lo colgo questo per fare un altro pensiero. Vai. Volevo dire Giulio e poi Radice. Sì, mi è piaciuto molto il ritmo che ha tenuto Ilaria, è stato sempre molto sostenuto. Una cosa era che la posizione loro rispetto al pannello, io non vedevo perché c'era Melania che attaccava le cose e stava proprio di fronte, quindi questo lato qua, infatti molti di qua si sono alzati per andare di là a vedere, quindi di tenere conto di questa cosa, cioè del pubblico. Sottolineo anche questa cosa perché Ilaria a un certo punto mi ha detto: vedi, così funziona, perché io tengo il gruppo, qualcuno attacca, qualcuno scrive, però non funziona, no? Cioè tu devi tenere il gruppo e attaccare e cogliere, perché se no non funziona quando davanti al gruppo hai questo continuo movimento e passaggio, no? Ma non solo, vieni qua. Sei vicino a me, forse ti sento. No, ma non solo, rispetto a quello che dicevi prima, adesso noi non avevamo una sceneggiatura scritta con tutti i crismi, però io mi rendevo conto che alcuni cartelli li avrei già... Cioè, se fossi stata io a dover attaccare i cartelli, man mano che succedevano le cose, mi si formava... Quindi, o lo comunicava lei, ma avrei perso... No, non funziona, no, va bene adesso. Siamo talmente in simbiosi, cioè scriviamo talmente insieme la sceneggiatura che tutte e due sappiamo... Quindi a volte può essere un pro avere tre persone, a volte in realtà complica le cose. Noi lo facciamo raramente di facilitare in due, lo facciamo se sono gruppi numerosi, se sono gruppi magari anche un po' difficili, se il tema è complesso, perché magari io sto più attenta al gruppo e la mia collega, ma dobbiamo essere davvero in grande sintonia, aver scritto insieme la sceneggiatura, no? Lavorare allo stesso progetto e quindi aver condiviso un po' tutto quello che si sta facendo, sta più vicino all'assistente e aiuta l'assistente nello scrivere, o quando, l'ho fatto anche io ieri forse qualche volta, quando c'è già un altro intervento, il secondo intervento lo scrivo io in modo che l'assistente possa finire di scrivere il primo, e questo anche che aiuta il ritmo, no? Tu devi trovare soluzioni per non far abbassare il ritmo, quindi questo si può fare, però non attaccare i cartoncini, perché sono molto d'accordo con te, se adesso per esempio c'è urgenza, inizia a clusterizzare, cioè inizia almeno ad avvicinare i temi simili, poi chiedi al gruppo, siete d'accordo, c'è qualcosa che non funziona, però devi un po' sveltire, no, la procedura. Quindi la cosa che può fare una terza persona è, come dire, aiutare il facilitatore nel lavoro di scrittura insieme all'assistente, però sta sempre un po' a lato, è importante che davanti ci sia una persona, sennò c'è proprio un sovraffollamento. Posso chiedere un feedback? E c'era anche... C'era Alice. No, il feedback era che mi sono resa conto che negli elenchi molto lunghi, come dire, potevo fare l'elenco, però mi sono resa conto che a un certo punto secondo me perdevano la domanda, quindi mi sembrava utile, non so se lo è stato, ogni tanto ricordare... Molto ta-ta, utile. Ta-ta, certo. Ta-ta, perché molto se hai utile. 25 bigliettini... No, sei stata molto brava in questo. Al ventesimo non ti ricordi più. Devi, no? Aiutare la comprensione del gruppo continuamente. Sì. Funzionava? Sì. Ok. Brava. Radice. Sì, dai. Sei già pronta. Sì, domani. Ma io volevo dire che rispetto alla complessità della domanda e le quattro aree, secondo me c'è stata un'ottimizzazione dei tempi proprio perché erano coinvolte tre persone. Certo. E io personalmente non mi sono sentita mai abbandonata e cioè la cosa è stata molto dinamica. Molto d'accordo. Cioè, ho sentito molto più la noia nel gruppo di prima, era molto più semplice, però qua... L'abbiamo detto, era un ritmo magari più lento, invece questo è stato più sostenuto, ma anche in certi momenti magari un po' caotico, no? Quindi va bene, no? Sappiamo che possiamo fare ritmo e pulizia, no? C'è una persona che corre, e questo è... Bene, quarto gruppo, bravi! Mari, allora vi avviciniamo però, poi io non saprò più dove ho le mie cose dietro, ma poi me le recupero. Mandiamoli solo un po' indietro perché poi ho delle cose e non so più dove sono, ma va bene, dai. Uno, vi aiuto a sistemare e poi... Mi sembra quella più dentro la storia. Cosa abbiamo pensato?
Allora, noi dovevamo in qualche modo indagare l'ultimo argomento, che era come invogliare alla partecipazione. Quando abbiamo fatto il lavoro di gruppo abbiamo fatto un momento di riflessione individuale, però quasi da subito poi abbiamo cominciato a confrontarci in un brainstorming, a volte anche un poco molto stimolato e molto forte, insomma, come energie. Non c'era nessuno che era annoiato, ci confrontavamo con molta energia. Allora, abbiamo trovato tre domande, però il titolo che abbiamo voluto dare a questa facilitazione è "Vengo anch'io", perché abbiamo voluto dare già un input positivo, no? Cioè, vieni pure tu alla partecipazione, no, vengo anch'io. La prima domanda, abbiamo pensato una domanda aperta a voce, anche perché abbastanza, diciamo, è molto sentita tra le persone che si occupano di partecipazione, però tra chi non si occupa di partecipazione poteva essere anche chiusa, cioè non tutti sanno, non tutti magari hanno un'idea di che cosa può essere un bene comune. Per cui la prima domanda abbiamo deciso aperta, così in qualche modo chi non aveva un'idea tra la platea di che cosa poteva essere un bene comune può essere stimolato dalle riflessioni che ha fatto un'altra persona prima. La seconda, invece, abbiamo pensato di indagare un attimo la qualità della relazione delle persone quando pensano alla partecipazione. E allora, cosa ti spinge a partecipare? No? Perché a volte essere spinti a partecipare vuol dire anche che tipo di relazione io ho con gli altri, perché partecipo, perché no. E abbiamo chiesto, col codice colore, cosa ti invoglia e cosa ti blocca. L'ultima domanda è un po' più nel pratico, il compito. Cosa faresti nel laboratorio urbano? Perché il laboratorio urbano sono delle strutture che la Regione Puglia ha finanziato nella nostra regione, però spesso sono diventati dei luoghi pubblici vuoti, perché il tipo di gestione che è stata sperimentata fino adesso per ora è stata molto privatistica. Cioè venivano affidate a delle associazioni che poi li gestiscono come fossero luoghi privati e perdono la loro natura pubblica. E questo, siccome volevamo dare un momento di riflessione alle persone, lo facevamo su cartoncino. E perché anche ognuno potesse dire autonomamente di che cosa ha bisogno nel suo paese per fare aggregazione anche, no? Che cosa voglio io lì, tutelando in qualche modo la loro indipendenza e la loro autonomia. Stop. Diciamo, brava, bravi. Interventi? Prego. Assistenti, qualcuno al microfono. Allora, sulla terza domanda, cosa faresti nel laboratorio urbano? Non so, state dando per scontato che vi rivolgete a un pubblico di una città che ha un laboratorio urbano? Quindi cosa faresti nel laboratorio urbano della tua città, insomma? Perché ovviamente se è generale nel laboratorio urbano non... Nel paese dove siamo c'è un laboratorio urbano, o c'è già, perché in alcuni molti comuni c'è già, oppure in alcuni comuni dove non c'è la regione sta rifinanziando, che cosa vorresti, no? A seconda che noi ci troviamo in un paese dove già c'è o dove si potrebbe fare, cosa vorresti fare? Una domanda multipla, cioè in realtà le opzioni non dovrebbero essere contraddittorie rispetto alla domanda, dovrebbero essere stoppiate, cioè nel senso che cosa ti spinge a partecipare e poi un'opzione cosa ti blocca, quindi magari dovrebbe essere che approccio hai alla partecipazione e poi cosa ti invoglia e cosa ti blocca. Thank you.
perché credo che noi volessimo in qualche modo rappresentare anche graficamente questa voglia di spingere le persone a partecipare. Vero? Sì, esattamente. Come invogliare... No, aspetta, però no. Sì, sì. Sì, lo so, perché poi c'è... Aspettate. Cioè, o ne fate due di domande, cosa ti spinge a partecipare, e l'altra domanda è invece che cosa ti blocca nella partecipazione, oppure, appunto, se volete fare col doppio... Non puoi ripetere la domanda. Altrimenti potrebbe essere partecipare e cosa ti spinge e cosa ti blocca. Appunto, qui invece mettere... Sì. Quello verde metti cosa ti spinge. E lui diceva partecipare. Quello verde metti cosa ti spinge, così mantieni il verbo spingere che ti piace invece che cosa ti voglia. Allora. Mi piace, sì. Fatemi fare una foto. Ok, prendete la prima, la spostate qua. Scusa, la dice. Solo un attimo. Qualcuno che viene qui a scrivere? Vengo io a scrivere e tu la animi? No. Dai, devi soltanto... L'animi scrivere. Eh? La vuoi fare tu? Che cosa? Di dire... Ce la vuoi fare? Dai, fa la gioca. Sì. Ma mi sembrate molto più pertinenti voi, visto che... Non fa niente, facciamola insieme. Allora, la nostra domanda, a voce aperta. Stiamo cominciando? Sì. La nostra domanda. Perché stai dando anche un'indicazione. Cioè, scusami, metti un solo colore? Sì. Beh, l'hai detto. È una sola, E quindi perché mettiamo il colore? Scusami, fammi capire questa cosa. Perché tu stai dando un segnale anche all'assistente che deve usare il giallo in questa domanda. Ok, grazie. Non cos'è per te bene comunque. Quindi a volte, se devi anche dare un significato, capito? Quindi col verde le cose più...
Allora, la domanda a voce aperta è: cosa è per te il bene comune? E come notate, qui c'è un cuoricino che non è casuale, perché voi dovete cercare di dare la vostra risposta proprio del cuore. Che cos'è per voi il vostro bene comune? Per cui chi di voi ha già pronta, insomma, un'idea su che cos'è per se stesso, per la sua comunità, un bene comune, possiamo cominciare a scrivere su questo pannello. Non vi preoccupate, dite qualsiasi cosa, perché qui non siamo per giudicare. Giovanni, vuoi dire qualcosa? So che tu... vuoi dire qualcosa? Come mai dire una cosa? No, nel senso che uno verrebbe di dire tante. È qualcosa che non può essere sottratto a nessuno. Sì, dico, qualcosa che non può essere sottratto a nessuno, cioè qualcosa che ha questa caratteristica. Cioè deve avere questa caratteristica, cioè, o tu vuoi proprio un bene, tipo un albero, una... Che per te ritieni essere un bene comune, che può essere un bene che non è solo tuo, ma che può appartenere alla comunità. Che quindi... Cioè quindi vuoi un oggetto specifico? Ci voleva un bene comune, cos'è per te un bene comune? Perché tra in campo questa possiamo ognuno può mettere opinione. Vedi, può avere o un bene comune o il bene comune, ma che può essere una cosa personale che può diventare vedi, io volevo dire i bambini e l'educazione. In conflitto. Voglio mettere un flash. L'idea era mia, me l'ha rubata. I bambini, se sia un bene comune un bambino è un po' pericoloso, come affermate. La cultura. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Francesca? L'ambiente. Patrizia, tu che vieni da Monopoli? Il rispetto per il territorio. Fedele, di al microfono, perché no, ti devo... Non vuol dire nulla, Fedele, ha detto che lui non ha niente da dire su questo tema. Ok. Yeah. Ilaria, sono contenta che... La salute. I parchi. I parchi. Poi anche i parchi. C'era una mano alzata da quella parte, ho visto prima, Antonella. Gli animali da tutelare. Gli animali. Mettiamolo, poi dopo decidiamo, sì, dov'è. I parchi, gli animali, ha detto Antonella. I parchi, il rispetto per il territorio, l'ambiente. La cultura, poi la mettiamo qua. Basta metterne uno. Credete che manchi qualcosa? Dobbiamo aggiungere qualcosa? Gli animali? Aspetta che ho perso il conto. Ok. Certo, l'acqua, Diego. Qua i parchi, mettiamo l'ambiente rispetto per il territorio. Sì, sì.
un cibo sano. Francesca, sul cibo sano tu hai da dirci qualcosa? La terra incontaminata. La terra incontaminata. Angela, anche tu. No, una cosa che mi viene è che vedendo queste cose mi rimanda a situazioni in cui c'è magari un'associazione che difende la salute, uno che difende quello, uno che difende quello. A me la prima cosa che mi viene è il piacere di stare insieme, di condividere, perché a volte, molte volte vedo che c'è chi difende l'ambiente però litiga con chi difende la salute, cioè non vanno... Non sapevo, a me viene piacere della... Comunitare. Comunicazione? Non rende comunicazione, piacere. Piacere di stare insieme, ha già scritto Diego. Ok, lo mettiamo insieme alla cultura qua. Va bene, credete che abbiamo esplorato tutto? Daniele, vuoi dire qualcos'altro tu? L'interesse generale è di sopra di quelli individuali. Se penso al bene comune, questo mi viene in mente. E come lo possiamo rendere più comprensibile l'interesse? Ciò che non è tuo, ma che comunque è tuo. Cioè, come lo scriviamo? L'interesse generale? Ah, quindi la prevalenza del bene collettivo. L'interesse generale. Far prevalere, no, l'interesse generale rispetto a un interesse individuale. Mi piace. Bravi. Okay, bravi tutti. L'interesse generale deve prevalere sull'individuale. Va bene con l'interesse generale. Sarebbe bello la discussione con le procedure. Secondo me è interessante. Allora, ho trovato la gestione molto confusa. Nel senso che avete perso completamente il gruppo, cioè c'era gente che parlava da una parte, gente che parlava da un'altra, quindi io personalmente non ho capito nulla di quello che è stato fatto e né tantomeno sono riuscita a capire quello che è stato scritto là sopra, perché c'era lei che portava il microfono avanti e indietro svolazzante, che può essere simpatico, però probabilmente mi aspetto da un facilitatore, cioè che tu sei lì e sei tu che... cioè sei il nostro focalizzatore, insomma, ecco. E l'altra cosa che secondo me è stata una nota negativa è che tu ci parlavi girata di spalle che mettevi i cosi, i puntini, insomma, ecco, quindi, ecco. Se posso dire, Angela, un'ottima energia. Sì, enorme, enorme. Scriveva veloce. Diego veloce. Sì. Contrario di quello che è stato Sabina, l'ultima.
viaggi là di là. Grazie, come se niente fosse. Bene, riparto. Allora, è chiaro cosa vuol dire questo? Più io sto su cose general generiche, più è chiaro che ho l'accordo di tutti, no? Quindi anche sapendo che posso generare conflitto, disaccordo, eccetera, devo andare in profondità. Deve forzare i partecipanti a entrare nel dettaglio. Se ti dicono... perché la pubblica amministrazione non funziona. Tu un cartellino con scritto la pubblica amministrazione non funziona, lo scrivi a parete. Non ti serve a niente, adesso faccio un esempio per dirne una, no? Non ti serve assolutamente a niente, perché a una criticità così, se l'obiettivo è trovare soluzioni, non si troverà mai una soluzione in un workshop anche di un anno, ok? Allora, mi può fare un esempio? Lei si è fatto quest'idea? C'è un qualcosa? E magari scopri che andando a fondo ti fanno un esempio concreto, è perché c'è l'ufficio del ticket, dell'ASL, che ha degli orari di apertura che non funzionano. Allora più tu scendi, più è facile invece capire e cercare, magari se stai analizzando problemi, cercare soluzioni. Questo significa essere chiari. Un esempio, dobbiamo essere più flessibili. Io ho fatto un altro esempio, qui ne abbiamo un altro. Dobbiamo essere più flessibili. Cosa vuol dire? No? Allora. Mi faccia capire, mi faccio un esempio, ok? Quindi continui a far domande per andare a un livello più. Per esempio l'ufficio deve essere aperto, allora ok, va bene. Deve essere aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ok, abbiamo capito di cosa si parla. Se un argomento non è chiaro, il moderatore deve chiedere chiarimenti, quindi quello che viene pensato deve essere spiegato diversamente e diventa più concreto. Quindi... tu accogli tutto quello che le persone ti dicono, non è che dici no, no? Bene, interessante, ma mi aiuta a capire meglio, mi fa un esempio per capire, cioè fai delle domande che ti fanno scendere a un livello più concreto, ok? Così diviene più concreto. I nostri sistemi non sono sincronizzati, cioè... quali sistemi? Di quali sistemi stiamo parlando? Cosa vuol dire che non sono sincronizzati? Perché è importante che lo siano? Ok? Oggi noi abbiamo fatto tutte discussioni chiaramente di un livello no, alto, le abbiamo tutte troncate, ma perché ci scivorebbe un paio d'ore, alcune ore, un workshop per ognuna delle cose che abbiamo aperto? Tra l'altro avete visto come in poco tempo tutto quello che emerge di grande ricchezza? Ok?
domande su questo? Quindi, facciamoci un riassunto di quello che fa il moderatore Metaplan. Guida il processo per ottenere una comprensione condivisa. Flash quando vuoi fare un commento, quando c'è un disaccordo, quando vuoi segnalare su un qualcosa che qualcuno ha detto sì, ma... Allora, il moderatore pianifica, quindi questo è il lavoro che fai precedente al workshop, pianifica il corso della discussione, seleziona gli argomenti di discussione. Sei tu che fai questo, no? Voi l'avete fatto tutti nei gruppi. Chi era il gruppo che diceva, sì, è vero, abbiamo fatto un'analisi di marketing, ma perché in questo momento abbiamo deciso che ci interessava più quello. Comunque sei tu promotore del workshop e tu con il tuo committente decidete qual è la meta. Non è che la decide il gruppo poi ti porterà i contenuti, ma dove andare lo decidi tu prima, questo deve essere chiarissimo, eh? Non è che stai portando contenuto, stai decidendo che ti serve fare un'analisi, una pianificazione piuttosto che... Seleziona gli argomenti di discussione, in qualche modo anticipa gli interessi e le potenziali resistenze dei partecipanti. Vi ho detto, vi dovete sempre chiedere, ovviamente ancora prima, chi sono i partecipanti, perché hai fatto tu una mappatura e un'analisi degli stakeholder che vuoi invitare, ma ti devi anche chiedere se eventualmente c'è conflitto, questo è fondamentale, ti devi chiedere che risposta mi aspetto da questa domanda, tu che cosa comparirà in quel cartoncino giallo che hai messo su una domanda, lo devi un po' avere in testa, almeno alcune, poi magari... Felice di essere sorpreso, come in Open Space, no? Felice di essere sorpreso perché ti verranno fuori tante cose che tu non pensavi, ma almeno qualcosa, se no. In qualche modo anticipa i contenuti della discussione per formulare le domande più appropriate. Tu devi capire di cosa si parlerà perché devi costruire tutto quel percorso. Cosa fa dopo che ha pianificato? Modera. Si assicura che la discussione segua il suo percorso centrale, si assicura che le persone più timide partecipino alla discussione, però io dico, io non metto neanche le mani al collo a nessuno, se per me è fondamentale avere il contributo di tutti, uso la scrittura nascosta su qualche domanda. Io posso provare a dire a qualcuno che non è mai intervenuto in un'ora di discussione, ci vuol dire il suo punto di vista, ma se ancora sta zitto, io non forzo nessuno, questo è. Ok? Se invece per me è importante sapere cosa dicono tutti, uso una domanda con scrittura nascosta. È chiaro che fa anche questo, le personalità dominanti saranno bloccate, regola dei 30 secondi. Guardi, quello che sta dicendo è molto interessante, però siamo tanti, vorrei sentire l'opinione di tutti, con garbo uno può anche dire. Enfatizza la centralità del contributo dei partecipanti, evidenzia le contraddizioni, quindi dire questo è un contributo importante, sottolineare il perché, collegarlo con quello che è stato detto prima, no? Continuamente tu aiuti a passare da una situazione, da una fase di divergenza a una fase di convergenza, cerchi terreno comune. Visualizza il dibattito. Cosa vuol dire? Che rende i pensieri visibili a tutti e ciò aiuta a fronteggiare meglio la complessità. La visualizzazione ha una forza enorme perché difficilmente quando si visualizza si torna indietro, si prendono le scorciatoie, perché tu riporti subito su, guardate questo l'abbiamo già deciso prima, andiamo avanti. Enfatizza la parte del discorso più pragmatica, diffonde emozioni tipo... con lo spray. Va bene, però l'abbiamo visto l'importanza di tenere ritmo, comunque di tenere il clima. Allora oggi cos'è successo alla fine? Che il gruppo era anche stanco, capito? No, ci mancherebbe, l'ho detto, siamo qua per fare palestra e per dirci no, un attacco, no, Salvina, era chiaro. Confermo quello che ha detto Ilaria, che l'energia era tanta, però secondo me convogliata in modo giusto diventa... Voi eravate stanchi e non seguivate più turni parola e se parlavate ognuno sull'altro. No, no, perché c'è stanchezza, per quello che adesso cerchiamo di...
Allora, ok, il moderatore pianifica. Questa è una parte fondamentale, eh? Io non lo so, forse direi che il 60% della buona riuscita del workshop. Modera, visualizza e ottiene che i partecipanti giungano a una comprensione comune. I partecipanti confermeranno ancora le loro azioni se saranno persuasi. Cosa intendiamo con questo? Che qualsiasi sia il risultato del lavoro che si sta andando a fare, poggerà sulle gambe di chi l'ha costruito. Perché a volte, ecco, una cosa di cui ci lamentiamo spesso nelle riunioni, negli incontri di lavoro così, è che a un certo punto si sfilacciano, la gente inizia a alzarsi, andarsene, c'è sempre qualcuno che dice sì, ma cosa abbiamo deciso? Ma chi fa le cose? Ma che cosa? No? E invece qui no, perché qui dai forma e alla fine, secondo qual è l'obiettivo del workshop, avrai un cronoprogramma che ti dice quando e chi, no? Se è una pianificazione piuttosto che altro. Guida il gruppo ad azioni condivise e raggiunge l'obiettivo entro il tempo prestabilito. Quindi attenzione, compito, tempo. Scatta domanda, la domanda. Che sembra banale. Rispetto a questo, tu dicevi, diciamo, un buon meta plan, una mezza giornata ci sta tutto, sì, no? Allora, mentre molte delle altre metodologie tipo il work caffè, tipo l'OSS, hanno, come dire, la pausa intrinseca. Sì. Siccome, dicevo, adesso siamo tutti stanchi, ma se avessimo fatto un workshop, vero, saremmo altrettanto stanchi. Allora, la pausa la devi è dentro la sceneggiatura? La sceneggiatura? La devi prevedere. O tu vai a sensazione, ok, siete stanchi, no, facciamo una pausa. Tu devi prevedere la tua sceneggiatura suddivisa. Se hai una giornata intera, tra mattina e sera, e nella mattina o nella sera spezzata in due. Quindi se hai una mezza giornata devi pensare a blocchi di non più di un'ora e mezza e un'ora e mezza. Perché alla fine, quando anche tu dici 9:13, fai, no? Hai 4 ore reali di lavoro, hai un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. Non hai 2 ore, 2 ore, ecco, devi prevedere un pezzo di pausa. Eh? Tranne i tedeschi. Un'altra cosa. Volevo chiedere se... Andate sul sito. Hanno le pause di loro. Anzi, anche di più, vero? Però le aspettano, cioè, dici 10 minuti pausa. Ecco, brava. Guarda, lo stavo per dire, Ilaria, la differenza di sostanze, che magari si permettono anche di fare 10 minuti di pausa ogni ora, ora e mezza, ma se alle 9 si deve iniziare, alle 9 si sta iniziando. E io, guardate, lo voglio condividere questo con voi. Noi dobbiamo essere leve per il cambiamento anche in questo senso. Io non sopporto più ormai chi mi dice fissiamo come orario le 9, così alle 9 e mezza iniziamo. Io invece vorrei che tutti quanti ci impegnassimo per dire che se si inizia alle 9 si inizia. Ma perché? Voi organizzate sicuramente eventi, ok? Io mi rendo conto che nei workshop alla fine noi abbiamo più rispetto per le persone che arrivano in ritardo che per le persone che arrivano puntuali. Quando le persone arrivano alle 9 non si inizia mai e tu le persone alle 9 ce le hai. Allora io veramente lancio un appello su questo, secondo me dobbiamo imparare tutti a... Allora, se siamo i primi noi che magari organizziamo eventi, momenti così, a promuovere questo, le persone quando arrivano alle 9:05 e vedono che è già tutto iniziato, alle 9:15 e vedono che è già iniziato, la volta dopo il messaggio che arriva è attenzione, se c'è scritto alle 9 sono le 9. E invece quando tutti ci abituiamo a dire tanto arrivo alle 9:15 e non è ancora iniziato, no. Adesso, scusate se ho aperto questa parentesi, però secondo me è una cosa importante. Dicevo, inizia alle 9:30, però poi... Tanto alle 10. È una cosa un po' più nostra del sud, ce lo possiamo dire, vero questo? Quindi anche in questo. Bisogna lavorare su di sé. Eh certo! Volevo sapere se è mai stata fatta una riflessione su quanto il metaplan possa essere manipolatorio rispetto al risultato, perché rispetto ad altre tecniche tipo work caffè, tipo host, mi sembra che qui la struttura del processo così pensata e così
sì, predefinita può in effetti portare a risultati anche diversi. Tu la condividi col gruppo all'inizio, quando hai la prima pagina, mi sto vedendo, il primo pannello con l'agenda, tu dici, allora innanzitutto sei tu il promotore, quindi gli obiettivi della giornata li stabilisci tu, no? Tu stabilisci gli obiettivi e che risultati ci sono attesi. All'inizio li condividi col gruppo, chiedi, questi sono gli obiettivi della giornata, siete d'accordo? Quando li inviti, glielo dici perché cosa li stai chiamando. Quindi se vengono, io il problema non me lo pongo più di tanto, l'importante è che tu l'abbia comunicato. No, scusa, gli obiettivi possono essere, cioè se io ti voglio portare a Roma e siamo tutti d'accordo ad andare a Roma. Qual però, è la strada per arrivare? Però poi le strade per arrivarci, no scusa mi ho detto, no, volevo dire che voglio arrivare a un obiettivo, siamo d'accordo, ma cioè se quell'obiettivo deve essere ci piace o non ci piace questa cosa, io nel processo posso far in modo che vada più verso il mi piace o più verso il non mi piace. Cioè l'obiettivo è stabilire se ci piace o no questa cosa, però credo che si possa in qualche modo il percorso. Però io la manipolazione è un'altra cosa. La manipolazione per me è tutt'altra cosa, eh? E Metaplan, mi sento di dire, non è per niente manipolatorio, è totalmente trasparente nel dire, per me tu sei un attore importante, io ti sto invitando a un workshop, ti sto invitando per 1, 2, 3, quando arrivi e tu sei qua io ti faccio vedere come lavoriamo e che, su che cosa per andare dove. E ti chiedo, ok, siamo d'accordo? Io non ho mai avuto la sensazione o qualcuno che abbia detto mi sono sentito manipolato, mai, ma perché non è manipolatorio. Tu lo, nella lettera di invito, tu lo scrivi per cosa stai invitando le persone. E allora, dove può essere il rischio di manipolazione? Non lo... No, se un'amministrazione dice io vorrei fare... Cioè, se l'amministrazione non dice... è totalmente inclusivo, questa è un'altra cosa, no? Io prima di un workshop Metaplan faccio un'attenta mappatura e analisi degli attori, non è una metodologia completamente inclusiva, perché no? Perché ha obiettivi diversi, no? Non mi serve per, cioè, mi serve per discutere, prendere decisioni in un determinato ambito con determinati attori. Ma se io ho bisogno di avere un gruppo, come sempre accade, multi-stakeholder, io avrò un gruppo multi-stakeholder. È chiaro che se io sto facendo, questo attiene proprio alla progettazione dei processi che avrebbe bisogno di 2 giornate di lavoro, ma se io sto lavorando su un workshop di una politica di livello regionale, per esempio, adesso faccio degli esempi per capirci, è chiaro che io non potrò avere, per me quando faccio la mappatura e l'analisi dico per me sono importanti i comuni, è chiaro che io non potrò avere i 370 comuni della Sardegna piuttosto che quelli, no? Allora lì devo fare delle scelte. Allora entriamo più in questa dinamica, chi sono gli attori, in qualche modo io li seleziono, no? Rispetto a quello che dice Radice che sull'inclusività, che è un'altra cosa però rispetto alla manipolazione. Ad esempio mettiamo la TAV, se noi facciamo un processo partecipato sulla TAV e il committente è il governo italiano che ha interesse a fare la TAV, le domande che noi facciamo nel nostro percorso possono portare la discussione pro TAV o contro TAV, secondo non me. Non sono d'accordo. Anche io non sono d'accordo. Perché mai? Comunque decide. Cioè, può succedere... No, sei tu consulente insieme al... Se tu sei terzo... Fai il consulente, lo fa insieme alla committenza, quindi no, è nelle mani dell'etica del consulente. Tu. Esatto. No? Però ma il gruppo si ribella, mica il gruppo va dove tu gli dici se non vuole andarci, quindi io non lo vedo un rischio, proprio non ho mai ipotizzato. Sai che su Meta può succedere questo se tu fai un finto Metaplan, nel senso che non chiami gli attori tutti coinvolti ma solo quelli pro TAV, e allora è chiaro che in tutte le domande saranno potenzialmente pro TAV, ma non è che non lo vedo questo rischio. È lo strumento, Giulio, che è manipolatorio, puoi essere tu a monte che manipoli lo strumento per renderlo, no? Non lo vedo questo rischio. A voi è capitato che specificasse questo fatto che il committente nel chiedervi di realizzare un processo partecipativo abbia per esempio sbilanciato la convocazione degli attori solo in un senso?
E quindi magari condizionando aborigine in qualche modo il... Ma sai, lì devi lavorare col committente, nel senso che il committente solitamente non ha una grande cultura della partecipazione, solitamente, poi hai quelli fidelizzati che invece ti chiedono esattamente quello che vogliono, no? E speriamo diventino sempre di più. Ma dico questo perché quindi devi un po' aiutarli anche tu a capire vantaggi e svantaggi dell'invitare o meno alcuni soggetti. A noi capita sempre che quando facciamo l'analisi e la mappatura degli attori e mandiamo e condividiamo col committente la prima analisi, magari su qualcuno ci chieda, siamo sicuri di invitare questo, piuttosto che noi chiediamo aiutateci a capire se è completo o no. Però magari sei tu, no, loro ti possono dire siamo sicuri di invitare questo e noi gli diciamo è fondamentale, perché magari sanno che c'è conflitto, ma è fondamentale averli, no? Altrimenti comunque prima o poi saltano fuori, no? Anzi, meglio averli dall'inizio del processo. Allora, tutto quello che abbiamo detto in questi giorni in qualche modo non riguardava le sceneggiature. Ok, la progettazione del workshop. Allora, una sceneggiatura si compone di considerazioni preliminari e di un piano di svolgimento, cioè tu per poter sceneggiare devi avere degli elementi che ti vengono ovviamente dalla committenza e dall'analisi del contesto. Ti devi chiedere qual è il soggetto, qual è l'oggetto, qual è il tema, no? Di cosa stiamo parlando, che è un po' il lavoro che abbiamo fatto. Chi parteciperebbe, quindi fare una buona analisi degli attori da coinvolgere, quanto tempo è disponibile, quindi gli elementi che vai a analizzare sono questi, qual è il contesto circostante, l'ambiente, quindi la situazione iniziale, specifiche interessi, conflitti, no? Queste cose come le fai in parte? Chiedendo al committente, chiedi se ci sono dei documenti sul tema di cui si vuol parlare, se sei in un'organizzazione, se c'è un organigramma, se c'è un documento di indirizzo, ok? Cioè cerchi di capire tutto quello che ti serve per pianificare a meglio il percorso. Quale obiettivo si intende raggiungere? Obiettivi e risultati attesi. Su quali questioni i partecipanti dovrebbero riflettere nel dettaglio, perché un conto è dire dobbiamo parlare di sistemi bibliotecari, un conto è dire sì, ma di che cosa esattamente? Cosa vogliamo tirar fuori? Quindi qual è la questione centrale della discussione? Su quale questione vogliamo che i partecipanti si debbano focalizzare? Questo fa parte di tutto il percorso di analisi che fai prima di iniziare a progettare un workshop. E lì inizi invece con la sceneggiatura, quindi il piano di svolgimento, cioè ti chiedi come dovrebbe essere formulata la domanda, il lavoro che abbiamo fatto noi oggi. Dopo che hai capito bene tutto ciò, inizi a chiederti come dobbiamo formulare la domanda. È necessario un poster aggiuntivo? Questo è importantissimo. È raro fare workshop senza pannelli di input. I pannelli di input servono per allineare l'informazione nel gruppo. Quando l'altro giorno abbiamo usato le linee guida dell'Associazione Italiana Biblioteche, eccetera, magari la metà delle persone le poteva conoscere a memoria, ma uno, due, tre potevano neanche averle mai lette. È fondamentale che invece tutti partano da una comprensione di base, no? Una conoscenza di base comune. Ci chiediamo in quale ordine dovrebbero... Vai. Potrebbe essere utile anche inviare del materiale... Sì, a volte puoi decidere di inviare i materiali ai partecipanti, certo. Però è una cosa diversa. Nel senso che il pannello di input sempre a vista ti serve anche per tornare su alcuni aspetti e dire, quindi va bene, sì, è una cosa aggiuntiva, sì, per allineare le informazioni sì. Si fa anche questo. Quale risultato sarebbe il più adatto per il workshop? Quindi cosa voglio poi portare a casa? Come posso fare per coinvolgere le persone nella discussione? Quindi che tipo di domanda? Faccio domande a voce su cartoncino, faccio ponderazioni, come sono i partecipanti, ci ho già lavorato, visto che sono molto ricettivi, posso fare... Quale domanda, proposizione potrebbe essere usata come introduzione? Non è detto che sia una proposizione, cioè un'affermazione, una tesi, ma magari è una domanda, l'abbiamo detto, la tesi è molto bella,
non è facilissima, no? Devi far subito attivare le persone, proprio alzarsi, andare a fare. Non sempre la usiamo, la usiamo quando riteniamo sia importante. Mi è capitato a te o a qualcuno che fa questo tipo di attività di utilizzare strumenti partecipativi all'interno di costruzioni, diciamo, legate alla creatività culturale? Immagino per esempio anche banalmente a un film, la sceneggiatura di un film, quindi la sceneggiatura del punto vero, uno spettacolo teatrale, un'opera artistica. Cioè, posto che si sta parlando tantissime volte il tema della creatività, il tema dell'interazione, della cooperazione, cioè, che tu sappia direttamente, mi è successo che sia stato un processo partecipativo a supportare la lavorazione creativa di qualcosa. E magari questo si potrebbe legare anche con la domanda del gruppo loro, cioè quali sono gli ambiti per lavorare con strumenti della partecipazione, no? Magari è un fronte che allora, quindi se lavoriamo col metaplan in ambito di creatività o di... Ci rifletto, allora mi viene da dire che lavoriamo veramente in tutti gli ambiti, non mi viene in mente un ambito in cui non abbiamo lavorato, o perlomeno mai ce ne sono tanti, però lavoriamo moltissimo sul sociale, sulla sanità, lavoriamo molto sulla mobilità, lavoriamo molto, un ambito, lavoriamo molto sulla sostenibilità ambientale in tutti i suoi ambiti di intervento. Una cosa sullo sviluppo rurale, l'agricoltura molto, sulla creatività come cosa così pura, forse no. Beni culturali molto. Forse la lascia il caos dopo. Forse è più host, chissà. No. Molto con le comunità di pratiche, ma politica per il lavoro, cioè più ci penso più mi vengono altri ambiti, veramente tanti, però sì, forse un po' imbrigliante per farlo. Io l'ho usata coi bambini, per esempio, è meravigliosa. Bambini pancia a terra che scrivono nei cartoncini. L'ho usato, lo raccontavo forse a Giulio oggi, l'ho usato in un ambito su cui stiamo lavorando molto, che sono le mense verdi, gli acquisti pubblici ecologici applicati alla ristorazione collettiva per gli ospedali e per le mense scolastiche. Quindi abbiamo fatto un lavoro di cui siamo anche molto contenti perché è stato premiato a livello nazionale come miglior politica di GPP, di Green Public Procurement, di acquisti pubblici ecologici per la provincia di Cagliari anni fa, e praticamente abbiamo creato questo libretto sui criteri di sostenibilità ambientale, sociale, economica nelle mense e abbiamo sperimentato dei capitolati di mense verdi che non sono solo, cioè sono con tanti criteri, non solo la qualità del cibo, però anche voi avete idea di quanto si butti plastica ogni giorno nelle mense, bottiglietta, piatto, eccetera, quindi nel capitolato abbiamo chiesto la lavapiatti, le ceramiche piuttosto che il mater, tutto questo, e adesso però si sta facendo molto, si fa in tutta la regione Sardegna e in tante altre regioni, ci sono dei criteri ambientali minimi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente, perché vi dicevo questo, ecco, in quest'ambito abbiamo fatto dei lavori nella scuola in cui abbiamo introdotto i capitolati verdi con i bambini e quindi abbiamo provato a fare un'autovalutazione della mensa con i bambini, sono venute fuori delle cose divertentissime e poi abbiamo finito anche col chiedergli se fossi tu il cuoco per un giorno, che cosa cucineresti, e vabbè, ci mettiamo le mani nei capelli ovviamente da genitori, perché a parte che è una scuola multiculturale, quindi la cosa bella è che sono venuti fuori, poi abbiamo fatto anche un manuale di ricette con i loro disegni, con tutti i piatti di tutte le tradizioni, ma la cosa carina è che loro ovviamente hanno detto wurstel, pizza, cioè le contavi, erano tre o quattro cose, era in assoluto il cibo spazzatura più. Quando non si usa Metaplan, quando hai grandi numeri. Io mi sento di dire di sì. Quando hai grandi numeri
perché devi comunque fare delle scelte, ve lo raccontate forse tra ieri e oggi, prima la plenaria, se hai 100 persone puoi fare una piccola plenaria, ma non usi certo la visualizzazione, definisci chi siamo e dove andiamo, poi dividi i gruppi, poi riporti in plenaria per fare la presentazione. E ovviamente la visualizzazione la usi nei piccoli gruppi, mentre invece il pannello lo fotografi e lo porti in slide quando devi presentare in plenaria, non ce la puoi fare, no? Quindi il limite, secondo me, sono i numeri. Io metterei anche la capacità del facilitatore, perché secondo me è fondamentale che... Ti sembra complesso, sì, Daniele? Sì, rispetto alle altre metodologie, il facilitatore qui ha un ruolo molto più importante, quindi può in qualche modo determinare il risultato. Cioè, è un po' più consulenziale, un po' più... ecco, io l'avevo preparata una domanda da farvi in chiusura, poi non facciamo la domanda, facciamo un'altra cosa. Vi chiedo, perché è una cosa su cui abbiamo discusso ieri, secondo voi per facilitare Metaplan devi conoscerlo il tema? Sì. Adesso capite perché? No? Quando mi si dice puoi non sapere niente, io non sono d'accordo. Come la fai una sceneggiatura se non conosci il tema? Poi non devi essere un'esperta, ci mancherebbe. Mica io mi sento un'esperta di tutte le telematiche che facilito. Cioè, sarei una gran superficiale, però quel tanto per capire. E ogni volta, quindi devi studiare, devi proprio entrare nel merito, leggere documenti. È impegnativo da questo punto di vista, è anche molto bello, molto arricchente. La sintesi, come la fai se non sai di cosa si parla? Non c'è consapevolezza del medico. Sì, infatti facendo l'esercizio mi sono reso conto proprio di questo, che se non sei ben chiaro il compito, come dicevi, dove devo portarli? Anche la... Che ora abbiamo? Anche le eventuali divisioni potrebbero avere dei significati diversi, cioè portarti magari su una strada diversa rispetto a quello. Quindi è proprio è importante, fondamentale. Io dico sempre, se tu mi chiedessi domani facilito un host saputo all'ultimo minuto, perché no? Sì. Insomma, ci mettiamo in un'ora, la domanda l'abbiamo fatta, è finito. Ma Metaplan hai bisogno di studio, tempo. E forse questo si ricollega un po' a quello che diceva Giulio prima, probabilmente non è tanto condizionante, ma sicuramente è molto più guidato, strutturato e guidato. Ma non è manipolazione, attenzione. Non esce fuori una qualsiasi cosa. È struttura. Sì. È struttura, sì. 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 E devi pensare il percorso logico in cui tu li accompagni, ma è molto bello, è molto creativo, cioè progettare su Meta è difficile, man mano impari di più. Vi dico, noi alcune tecniche le abbiamo imparate, io lo uso da tantissimi anni, ma alcune tecniche le abbiamo imparate da pochi anni, quando abbiamo fatto la formazione con i tedeschi, e ancora certe le usiamo, come dire, sì, non proprio pienamente, no? Consapevoli pienamente di usarle nella loro totale potenzialità, perché è complesso. È complesso. Sì. Su Metaplan o su in generale sui processi partecipativi, su altri temi? Su Metaplan. Allora, io la cosa che faccio, perché poi non abbiamo mai acceso il videoproiettore, io non lo amo, ma vi avevo cose che magari vi avrei fatto vedere volentieri dei video piuttosto che delle sceneggiature con il report, no? Allora, io quello che vi mando è il lavoro che abbiamo fatto in questi due giorni insieme come report, così voi avete traccia anche di tutti i pannelli di input della formazione. Solitamente tu fai una sceneggiatura che ovviamente è piena in certe parti e vuota in altre perché non ci sono i contenuti, e poi restituisci invece al gruppo, no? Il report, quello che voi riceverete ovviamente non discorsivo, solo con i pannelli, no?
Io quindi il materiale che voi avete visto su Metaplan vi restituisco tutto quello che avete visto in questi giorni. Ci sono dei materiali che noi stiamo traducendo che sono Metaplan originali, ma ci sono libri eccetera, però sono sempre materiali del gruppo, non sono tradotti in italiano, non circolano. Sì, ma non li trovi, cioè se tu apri anche il sito non ci sono i materiali. Sono un po' chiusi, ma loro guarda sono carini perché non pensano neanche che la gente abbia interesse a lei. No, no, ma guarda, sono commerciali giustamente, sono una però non ci sono materiali che circolano. Sì, sì, metaplan.org, mi sembra punto de. No, i materiali sono in tedesco. Giulia oggi mi ha chiesto una cosa, per cui due parole due, prima di far vedere un ultimo pannello, ve le dico. Giulio mi aveva chiesto di dire due parole, ve ne avrei voluto far vedere magari SWOT fatte. Allora, la SWOT è una metodologia che non nasce in ambito facilitazione, nasce in ambito di analisi strategica di ambiti tematici o territoriali, aziendale, eccetera. E in realtà è poi diventato anche uno strumento del PCM, ultimamente anche il manuale del Project Cycle Management, è una metodologia fortissima per fare analisi strategiche. Noi la usiamo, ma la usiamo per fare analisi strategiche partecipate. Lo schema del metodo è sempre estremamente semplice, vi avrei portato gli schemi fatti, ma l'ho disegnato al momento. La scritta SWOT nasce come acronimo delle quattro parole inglesi che stanno per punti di forza, punti di debolezza o criticità, opportunità e minacce. Questo è un quadrante che praticamente i due quadranti superiori sono i fattori interni, i due quadranti sotto sono i due fattori esterni. Cosa vuol dire questo? Fattori interni o esterni al contesto territoriale barra tematico di cui io sto conducendo l'analisi strategica. Quindi, noi di solito quando la usiamo partecipata diamo molta più enfasi, lavoriamo molto di più sui fattori di forza e di debolezza perché sono i fattori interni su cui se stai facendo una progettazione il progetto può agire. Quindi il progetto deve agire per rafforzare i punti di forza già esistenti. Vi faccio un esempio, i beni culturali nella Valle d'Itria, no? Allora la mia striscia sarà i beni culturali nella Valle d'Itria, quale punti di forza? Ciò vuol dire cosa già funziona? Faccio l'analisi strategica perché poi devo dire cosa facciamo quindi come azioni per valorizzare questi beni culturali? Al contrario, quali punti di debolezza, quali criticità, quindi che cosa non funziona, no? E questo perché? Perché il progetto ha l'obiettivo di superarli. Solitamente questi due, che sono i più importanti perché il progetto agisce direttamente, può agire direttamente, li lavoriamo molto spesso con scrittura nascosta, come un'unica domanda, no? Con scrittura nascosta, quindi la striscia sarà il tema, la mobilità nel centro storico di Ceglia, qualsiasi cosa, e i cartoncini sotto saranno quali forze e quali debolezze, ok? Invece vi dico questo per esperienza, opportunità e minacce, noi lavoriamo di solito come domande a voce perché le persone ti sanno dire molto meno di quali sono i fattori che concorrerebbero, esterni che concorrerebbero a far sì che il progetto, diciamo, abbia un'attuazione migliore, più tecnica, molto, fanno miscugli. E le minacce, al contrario, quali sono i fattori esterni che ti possono invece influenzare negativamente il lavoro di progettazione. Due parole, giusto Giulio, perché non c'è il tempo, però. E allora, il messaggio che vi vorrei dare è di facilitare tanto con Metaplan, di iniziare da domani, poi io vi mando il report e poi magari fate girare una mailing list, mi fa piacere se rimaniamo in contatto, se ci possiamo scambiare anche pareri e prime esperienze. Quindi suggerimenti per una prima moderazione: inizia piano,
con una discussione che non è più nel pieno, se c'è un conflitto su un tema qui della città, non vi buttate come prima moderazione su quello, ma magari scegliete delle cose più facili, tra virgolette. Sceneggiatura. Spendi molto tempo nella preparazione, Metaplan ti dice almeno la metà della moderazione, io mi sento di dire almeno il doppio della moderazione. Fai passare un po' di tempo tra la prima stesura e rivedila prima di fare i poster. La sceneggiatura è un lavoro infinito perché tu lavori su questo software che si chiama Visio per prepararla, poi devi fare tutti i tagli e incolla su documenti di Word che poi mandi in stampa. Tutte queste cose. È del pacchetto di Office. E quindi fai i poster solo dopo che sei sicuro di averla rivista e che ti convinca. Considera il contesto, i conflitti, gli interessi, le resistenze, ok? Le cose che vi ho detto in questi giorni, attenzione. Chiedi a qualcuno di leggere i tuoi poster, vi dicevo oggi, fai leggere la sceneggiatura perché magari un occhio terzo è più vicino all'occhio del partecipante piuttosto che il tuo, che sei stato coinvolto a pensarla. Avrà una diversa prospettiva della situazione. Invita i partecipanti anche oppositori. Non pensare che se vuoi davvero realizzare qualcosa inviti tutti quelli che la pensano come te. Ok? Ciao, grazie a voi, speriamo di rivederci. La preparazione del luogo è fondamentale, sistema la stanza, sposta il tabellone fuori dal centro. Allora, non so se avete visto, allora, le cose che si possono fare sono ottenere come primo il pannello che vuoi che il gruppo legga, che di solito è l'agenda, e dietro gli altri con la sequenza dei lavori. Una cosa che non devi fare mai, ecco, io non ho ottenuto tutto ciò a vista. No? Ugualmente per i pannelli di input, ugualmente per i pannelli di domande, cioè sei tu che decidi in che momento è importante che il gruppo veda il passo successivo. Non è banale. Quindi se tu stai preparando la tua sceneggiatura, non è che ti attacchi già tutti i cartelloni con le cose a vista perché sono, perché distraggono per mille motivi, no? Quindi tu ti prepari tutta la tua sequenza, ma se hai una domanda la pinzi di lato, chiusa, nascosta. E tieni al centro, cioè a vista, questo si intende, solo quello che vuoi che il gruppo veda. E tutto il tempo lo so. Controlla le penne, i numeri, cartoncini, assicurati che il contesto sia piacevole, bla bla bla. Dopo la sessione manda a ciascuno le foto dei pannelli. Domande? No, mi dispiace. Allora, io la settimana prossima sono a Lecce, quindi so che tutti avrete tanto da fare, però siete tutti invitati, mi farebbe molto piacere. Abbiamo un laboratorio dal basso, ma vi dico una cosa con grande sincerità, la metodologia di progettazione partecipata della prossima settimana è altro che il Metaplan, molto più strutturata. Sì. È una metodologia di progettazione europea estremamente strutturata, molto bella però. GOP, PCM, GOP, Project Cycle Management. Molto raffinata e coinvolgente. Molto raffinata, molto coinvolgente, molto illuminante, ma molto strutturata. Allora, prima di lasciarci, mi dispiace che qualcuno è già andato via, sempre in logica di Metaplan, io vi chiedo di lasciare un pensiero qua, i colori spero che ci siano ancora, se no fate il colore che volete. Mi piacerebbe che lasciaste un pensiero su cosa hai apprezzato maggiormente della 2 giorni di laboratorio che abbiamo fatto insieme? Cosa non hai apprezzato? E anche suggerimenti di miglioramento, che è sempre utile. Grazie a tutti.